Allora iniziamo, buonasera a tutti, bentrovati. Non ho acceso il microfono. Buonasera a tutti, bentrovati. Per prima cosa vorrei ringraziare il Comune di Palmi che ci ha ospitato qui oggi in questa sala consiliare. Lo ringrazio anche per aver patrocinato questa iniziativa. Ringrazio i relatori con i quali ci confronteremo, la Camera Minorile di Palmi, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale, l'Associazione Prison Fellowship Italia. Noi oggi veniamo dalla visita al carcere di Palmi, che devo dire dopo un contrattempo burocratico, chiamiamolo così, alla fine siamo riusciti a entrare, a fare questa visita, a visitare le sezioni. Devo dire che personalmente, emotivamente mi tocca molto, mi tocca tanto. E non è facile, vi assicuro che non è facile vedere questa umanità rinchiusa lì dentro. E come dice sempre Elisabetta Zamparutti, è dura accettare di vedere un uomo che chiude a chiave un altro uomo, quindi le sbarre, i chiavistelli. Insomma, entrare all'interno di un carcere è un'esperienza abbastanza toccante, per quanto molti cercano di dire vabbè, tutto sommato non si sa così male. Non lo so, dicono sempre c'è di peggio, ma non dovremmo confrontarci col peggio, io penso questo. E abbiamo deciso di concludere la giornata proprio con questo incontro sul tema della giustizia riparativa, perché io ritengo che è una tematica rivoluzionaria, è un vero e proprio cambio culturale la giustizia riparativa. È un sistema sicuramente per ricucire, risanare rapporti che sono stati lesi, in un'ottica che supera sicuramente quella che è una visione carcerocentrica del sistema penale. Lascio la parola per i saluti istituzionali. Dove sono? Là. No. C'è una registrazione, se no non avevamo previsto. Non avevamo previsto questo. Mi manca il Presidente del Consiglio dell'Ordine. Dov'è Angelo? Ecco, ci sei anche tu, nei saluti istituzionali. Francesco Cardone, l'avvocato Francesco Cardone, vicepresidente del Consiglio. Grazie, intanto rivolgo a tutti voi un affettuoso saluto ed un ringraziamento per essere accorsi così numerosi in un incontro che ha un argomento di grandissima attualità. Il saluto lo rivolgo non soltanto quale delegato del sindaco Giuseppe Ranuccio, che è impegnato per concomitanti impegni sempre di natura istituzionale, ma anche quale presidente del Consiglio Comunale e dunque a nome dell'intera Assise. Ringrazio i rappresentanti dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. È la prima volta che ho il piacere, l'onore e il privilegio di partecipare ad un incontro organizzato o comunque partecipato da questa associazione. E prima di partecipare ad un incontro cerco di assumere delle informazioni, come credo che sia giusto che si debba fare in queste occasioni. È un'associazione di cui ho sempre sentito parlare, ma ho apprezzato moltissimo quello che è il lavoro che da molti anni viene portato avanti dall'associazione e in particolar modo dalla Presidente, dall'Onorevole Bernardini, perché le sue e le vostre sono delle battaglie di grande ed estrema civiltà, di civiltà non soltanto giuridica ma anche di civiltà sociale. L'associazione ha uno scopo sociale, è un obiettivo che vi siete prefissati di perseguire, quello dell'abolizione della pena di morte, che non riguarda fortunatamente il nostro territorio, ma un obiettivo è quello dell'abolizione dell'ergastolo ostativo, è quello di affrontare il tema del regime detentivo duro, il cosiddetto 41 bis. Io credo che oltre che essere argomenti di grande impatto sociale e obiettivamente attuali, si concilino perfettamente con il tema oggetto del dibattito odierno. Perché ogni qualvolta nelle sedi istituzionali, ma non solo, ci si confronta su quelle che possono essere le ragioni, le spinte anche emotive che inducono taluni ad insistere sulla necessità della pena di morte, per esempio. Non scopro l'acqua calda nel pensare, nel riferire che c'è chi addirittura sosterrebbe ancora oggi probabilmente come soluzione quella della pena di morte, c'è chi sostiene come soluzione quella dell'ergastolo, c'è già
C'è l'ergastolo ostativo, una volta che lessi in un certificato fine pena mai, stavo sostanzialmente per svenire perché avevo capito fine pena mai voleva dire che qualcuno dal carcere non sarebbe mai uscito. Come si fa ad attenuare questa spinta emotiva? Con la giustizia riparativa anche e con il giusto processo. Perché nel momento in cui noi riusciamo ad offrire alla gente un'alternativa, quando si ha la certezza, la convinzione che il carcere persegue una finalità rieducativa, ne ho sempre sentito parlare ai tempi dell'università, la funzione rieducativa della pena, se questa finalità non riusciamo a perseguirla, bene, allora daremo noi fuoco ancora a tutti coloro i quali si rendono fautori o sostenitori di quelle soluzioni che sono oggettivamente improponibili ed incomprensibili. Allora è attuale, è importante questo tema ed è importante riuscire a perseguire quella finalità che è una finalità rieducativa della pena. Chiudo perché peraltro il mio doveva e deve essere un semplice intervento di saluto. C'è un altro argomento che mi affascina moltissimo e che credo che la situazione abbia anche a cuore, quello del carcere preventivo. È un argomento che mi ha sempre affascinato, perché non si può pensare di limitare la libertà personale di un individuo laddove in uno Stato come il nostro vige un principio di innocenza. Non lo chiamo principio di non colpevolezza, lo chiamo principio di innocenza. Allora, se si è innocenti fino a prova contraria, credo che sia lesivo del principio, peraltro della dignità dell'uomo, quello di privarlo della libertà personale. Siete stati in carcere oggi? Io ci vado fortunatamente molto poco per ragioni di lavoro e credo che la vita carceraria sia obiettivamente una cosa di incomprensibile per chi non la merita. Il dubbio che mi colpisce sempre proprio questo: e se dopo aver fatto trascorrere non un mese, un giorno di carcere ad un soggetto che poi sarà dichiarato innocente, gli effetti quali saranno? Gli effetti che subirà la persona che non è abituata a delinquere, che non ha mai commesso un reato, ma che si è visto non solo privato della sua libertà personale, ma etichettato come un delinquente. Credo che avremmo creato un delinquente, non lo avremmo salvato, lo avremmo obiettivamente e probabilmente danneggiato. Non ritengo di avere ragione, credo proprio che sia un tema che merita di essere in qualche modo dibattuto e che quindi si possa tutti insieme trovare una soluzione. Scusatemi, sono divagato rispetto a quello che era il saluto, ma il tema che è oggetto di dibattito oggi era veramente troppo affascinante per esimermi da un intervento del genere. Quindi buon lavoro a tutti e buon proseguimento. Grazie. Francesco, io ti ringrazio, ma vorrei andare anche un pochino oltre, nel senso che è vero, chi merita una pena, ma chi non merita di stare, ma anche chi merita di stare, per quanto è abituato a delinquere, esce una persona peggiore dal carcere e non sicuramente migliore. Su questo, per come la vedo io, cioè non si può credere che il carcere migliori. Credo che è un sistema che vada superato, rivalutato e sicuramente rivisto. Comunque lascio la parola a Denise, assessore alle politiche sociali del Comune di Palmi, che oggi è stata con noi in visita al carcere insieme al sindaco e al vice sindaco. Buonasera a tutti, sicuramente felice di far parte oggi di questo incontro, dialogo, così mi piace chiamarlo, e ringrazio gli organizzatori per aver creato questa opportunità affinché ci si possa confrontare su una tematica importante, quale appunto quella della giustizia riparativa e del giusto processo. Già io credo che parlare di giustizia riparativa ci consente di avere un approccio rivoluzionario a quello che è il concetto di giustizia. Proprio oggi, durante dei momenti di confronto, possiamo definire quello che è l'organicità che vuol dare la riforma Cartabia al concetto di giustizia riparativa, un qualcosa di rivoluzionario, ma rivoluzionario soprattutto, permettetemi di dire, dal punto di vista socioculturale. Al di là del sistema penale. Perché mi sento di dire questo? Perché quello che oggi ci invita
a fare questa riforma è proprio quello di interiorizzare un concetto di giustizia che non si ferma al reato, quindi alla fattispecie, alla gravità del reato, ma pone al centro quella che è la persona e soprattutto la dignità umana, a prescindere che si tratti di reo o di vittima. E quindi ci pone di fronte ad un approccio trifocale, dove appunto vediamo il reo, il trasgressore, la vittima e lo Stato, con l'obiettivo appunto di riparare, quindi ricucire dei legami civici che sono stati interrotti, sono stati distrutti dalle questioni proprio determinate dal reato. E quindi questo approccio rivoluzionario ci pone degli interrogativi. È facile parlare di giustizia riparativa, ma io mi domando, noi come comunità, noi come ente, noi come cittadini, siamo pronti ad accogliere il vero concetto di giustizia riparativa? E questo forse ce lo ponevamo oggi con Carmen, quando magari ci troviamo di fronte a quell'etichettamento ex detenuto, quindi a quella difficoltà anche di reinserimento effettivo nella vita sociale, nella vita lavorativa a seguito di un evento. Quindi io credo che la rivoluzione sia proprio lì, nel recuperare la dignità, che sia del reo, che sia di una vittima che ad oggi viene posta, non è più neutralizzata, non è più, ecco, dietro, ma nel momento in cui ha volontà diventa parte attiva, e nonché il reo la possibilità di non subire la pena, ma diventa quasi una pena agita che promuove dei cambiamenti e dei comportamenti attivi e non più passivi. Quindi credo che sia proprio accogliere questa rivoluzione socioculturale che pone al centro la persona umana, indipendentemente dal reato e dalla gravità del reato stesso. Grazie per questa opportunità di confronto e lascio a voi la ricerca dell'equilibrio tra giustizia riparativa e giusto processo. Grazie. Io lascio la parola al nostro Presidente del Consiglio dell'Ordine, Angelo Rossi, e lo ringrazio per aver colto al volo la mia proposta di patrocinare questa iniziativa. Intanto buonasera, ovviamente il Consiglio dell'Ordine non poteva che accettare questo invito che ci veniva appunto dalla collega Carmen, in ragione soprattutto del fatto che ad una manifestazione di questo genere un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo me, non può essere assente. Non può essere assente per i temi che vengono trattati, che sono temi particolarmente importanti, particolarmente rilevanti, che come avvocati sentiamo tutti, anche sulla nostra pelle, soprattutto quando ci troviamo a dover affrontare determinate tematiche che ineriscono ai nostri clienti o anche ad altri soggetti che i nostri clienti non sono. Ma dicevo, il tema risulta particolarmente interessante e particolarmente importante è l'associazione da cui vengono promanate determinate idee. A quella all'associazione Nessuno Tocchi Caino mi si è consentito di fare le mie congratulazioni perché affronta dei temi che non sono facilmente affrontabili. E loro sono portatori di quel pensiero che in filosofia, in psicologia, viene definito pensiero divergente, quel pensiero che non è politicamente corretto, quel pensiero che inerisce a temi che normalmente non è opportuno toccare, perché sono temi che non portano consenso, sono temi che determinano inimicizie, sono temi che in qualche modo non allontanano da coloro i quali sostengono determinate tesi. E allora invece dico grazie perché affrontate questi temi, grazie perché siete portatori di questo pensiero divergente che la storia ci dice essere il pensiero che ha determinato la crescita dell'umanità. Il pensiero divergente era di uomini come Leonardo da Vinci, come Galileo Galilei, come Freud, pensatori che in qualche modo hanno pensato ciò che altri non intendevano pensare, non avevano ragione di pensare, perché il pensiero corrente andava in tutt'altra direzione.
E allora dico grazie a coloro i quali sostengono quelle che sono delle tesi, quelli che sostengono dei diritti di determinati soggetti che in qualche modo vengono a vedere lesi quelli che sono i loro diritti. Tra l'altro voglio dire, un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non poteva non essere presente. La presenza degli illustri relatori dimostra quanto gli avvocati siano sensibili a questi temi, anche se mi sia consentito di ringraziare in questa occasione il Presidente Petroni, il quale, dimostrando ancora una volta la sua grande professionalità e la sua grande umanità, ha inteso essere presente a questo incontro per dare quello che è un apporto che sicuramente sarà un apporto particolarmente interessante. Ed allora io dico, siamo tutti sulla stessa barca. La barca è quella di coloro i quali vogliono la giustizia, indipendentemente dal ruolo che rivestono, sia essi avvocati, magistrati, forze dell'ordine. Quello che noi vogliamo è la giustizia, quello che noi non vogliamo è la vendetta. Vi ringrazio e quindi vi auguro un buon proseguimento. Io lascio la parola qualcuno alzi lo standard, non possiamo dire. Arrivano i soccorsi. Recuperato lo stendardo. Vabbè, il bello della diretta. Io lascio la parola a Sergio D'Elia per il suo intervento, chiamiamola così, segretario di Nessuno Tocchi Caino, e devo dire che mi sono affascinata al tema della giustizia riparativa proprio grazie a un suo intervento in un convegno a Crotone tanti anni fa, 2-3 anni fa, dove Sergio parlò proprio del Sudafrica, di questo modello, di come in Sudafrica nazioni, stiamo parlando quindi non singoli piccolini, intere nazioni, Mandela l'ha superato l'apartheid, il Ruanda il genocidio, insomma culture profondamente diverse dalla nostra sono riusciti grazie alla giustizia riparativa, grazie a delle commissioni di verità, alle commissioni riconciliative, a superare dei conflitti davvero difficili, davvero aspri, dove fratelli erano nemici, vicini erano nemici e che forse dovrebbero essere spunto, un modello di studio per noi. Comunque lascio la parola a Sergio D'Elia. Hai fatto bene a ricordarmi, io non me lo ricordavo, che a Crotone avevo fatto l'intervento sulla giustizia riparativa. Io mi pongo sempre il problema: dove sono, cosa devo dire rispetto magari a un luogo dove sono stato e cosa ho detto in quel luogo. Quindi a Crotone abbiamo parlato dell'esempio del Sudafrica, credo di aver parlato allora anche di quello del Ruanda, eccetera. Però intanto i ringraziamenti dovuti a chi ha deciso di condividere con noi oggi questa esperienza. So che la maggior parte di coloro che hanno fatto parte della delegazione era la prima volta che entrava, magari non in carcere, ma in quel luogo del carcere dove ci sono poi i detenuti, le sezioni, gli avvocati incontrano i detenuti nella sala colloqui, si chiama giudici avvocati, però raramente entrano e non possono farlo se non sono autorizzati da là. Io non voglio parlare dei problemi che abbiamo avuto all'inizio di questa nostra visita, saranno oggetto di una relazione, di un rapporto che noi faremo al capo del DAP, come è consueto e come si aspetta il capo del DAP ogni volta che ci autorizza ad entrare in un luogo di pena, perché di pena si tratta, non è solo un luogo di privazione della libertà. No, io ringrazio Carmen proprio per questo. Lei decide di accompagnarci in un luogo di pena, nonostante quel luogo per lei sia davvero una sofferenza forte, profonda. È la seconda volta che viene con noi ed è la seconda volta che lei esce da quel luogo provata da quel luogo, da cosa ha visto.
da quella dinamica, da quella meccanica, da quella serie di ferro, cemento, muffa, cattivo odore, luogo che uno non frequenterebbe mai, e se solo la ASL del comune di competenza andasse a visitarlo, per molto meno vengono chiusi altri luoghi, altri esercizi. Se andasse lì si renderebbe conto che quel luogo è contrario alle regole minime della sanità, della salute pubblica, eccetera. L'effetto che su Carmine fa quel luogo è l'effetto che secondo me ci deve interrogare sul senso della pena, non solo, proprio sul senso della pena, dando per scontato che in quei luoghi non ci sono soltanto detenuti condannati ad una pena, perché circa il 50%, i conti che abbiamo fatto oggi, erano in attesa di giudizio, quantomeno di un giudizio definitivo. Allora, la giustizia riparativa, io parto, non vi preoccupate, parto da 2000 anni fa, ma non farò 2000 anni di discorso. E se voi pensate, la giustizia riparativa ha vissuto nella storia millenaria dell'umanità, come dire, attorno nel corpo di una figura che nella storia dell'immaginario collettivo, non solo religioso, non solo di chi segue i testi sacri, ma l'immaginario collettivo universale, è la storia di una figura che incarna il male. Il fratello che uccide il fratello, Caino e Abele. Noi ci siamo chiamati, nessuno tocchi Caino, grazie ad un'intuizione, a una visione, direi, della fondatrice di Nessuno Tocchi Caino, Maria Teresa di Lascia, di cui l'anno prossimo ricorre il trentennale della sua morte, essendo questo il trentennale della nascita di Nessuno Tocchi Caino, da lei fondata insieme a Marco Pannella. Lei disse: no, nessuno tocchi Caino, non nessuno uccida Caino, nessuno lo impicchi, nessuno gli tagli la testa, cioè, no, nessuno tocchi Caino. Ebbe ragione, nella Bibbia c'era scritto l'uccidere, non il toccare. La ragione consisteva nel fatto che lei aveva un'idea della giustizia che doveva tener conto della intangibilità, della sfera inviolabile della persona. Quindi non solo la vita, solo la libertà, non solo, ma anche la dignità di una persona. Nessuno tocchi Cristo. Secondo me è il primo esempio di giustizia riparativa, quello di Caino, sul quale, sulla fronte del quale il Signore pose un segno perché non lo toccasse chiunque l'avesse incontrato. Questo dice la Genesi, l'Antico Testamento. E giustizia riparativa fu. Non venne condannato a morte dal Signore, non venne sottoposto all'umiliazione di una pena che metteva in discussione la sua, non solo la sua vita, ma anche la sua dignità, prese, gli mise un segno e lui fu condannato a vivere, non a morte. Cioè, se vogliamo fare un paragone con tempi più recenti, non al braccio della morte, ma all'esilio. E lui divenne vagabondo. Andò in giro, in luoghi per lui ignoti, inesplorati, ma non c'è nulla di bello che esplorare l'ignoto, attraversare luoghi non frequentati, non frequentati. E quindi cosa accade? Il mito racconta che lui divenne costruttore di città. Quindi il fratricida uccide il fratello, la sua vita diventa un'opera di restituzione, di ricostruzione creativa di qualcosa.
Io sono convinto che non dobbiamo fare l'errore di pensare che il dolore arrecato, il lutto arrecato, la vita che abbiamo tolta possa essere riparata. Vediamo allora in che senso la giustizia è riparativa. È irreparabile. Come si fa a restituire rispetto ad una vita che è stata tolta? Come si fa a risarcire? È volgare solo pensare che sia possibile riparare il mal tolto, il male arrecato. Si può riparare in una maniera totalmente diversa, che nulla, la più lontana possibile da quel fatto, da quel dolo, da quel dolore arrecato. Ho tolto una vita? Forse un modo di riparare, quella vita non si può più restituire, e generarne altre, restituirne altre, salvarne altre. Noi abbiamo i nostri ergastolani ostativi. Io ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale, il vostro collega avvocato, per aver ricordato ergastolo. Ci sono delle parole, come dire, tabù, a parte l'amnistia di cui non si deve parlare, l'indulto di cui, ma è tabù parlare anche di 41 bis, di ergastolo ostativo. A proposito di riparazione, noi abbiamo, sono diventati anche dirigenti di Nessuno Tocchi Caino, sono una decina, ergastolani ostativi iscritti a Nessuno Tocchi Caino, non solo, ma anche nei congressi eletti come dirigenti. Sono persone che hanno fatto delle cose orribili, hanno gettato nel dolore, nella sofferenza, decine e decine di persone. Nel corso dell'espiazione della loro pena, uno si può dire che hanno pagato il debito. È impagabile, è irrisarcibile, è irreparabile quello che loro hanno fatto. In cosa sono impegnati? Ora, non perché sono da 7 anni nei laboratori spessi con trasfemi che noi facciamo con loro nelle sezioni di alta sicurezza, beh, accade che loro oggi magari escono in permesso, in semi libertà, alcuni sono in condizionali, e stanno svolgendo un'opera che è quella di presentare Ecce Homo, eccomi, eccomi, nelle scuole, ai giovani, ai ragazzi, nei luoghi dove loro hanno arrecato dolore, sofferenza, e dicono a quei giovani: guardatemi cosa è successo della mia vita nell'illusione della violenza, del guadagno facile, di quello che si può fare saltando le regole, anzi violando le regole non tanto del codice penale, ci sono anche quelle, ma della convivenza umana civile. Ecco, il discorso da fare è: quante vite, la loro testimonianza a quei giovani, che magari per i quali loro erano dei miti, no? Perché avevano fatto, sfidato lo Stato, fatto, e poi erano finiti sulle prime pagine dei giornali. Loro dicono: siamo dei falsi miti, dicono a quei giovani. Non seguite il nostro esempio. Ecco, la domanda è: quante vite può salvare questa testimonianza rispetto a quante ne hanno tolte? È un modo di restituire diverso, non è mai, come dire, simmetrico, è impari. Quindi si restituisce, si ripara, ma non nella maniera esatta, in una maniera diversa, il danno arrecato. Un paio di minuti e finisco. Allora, alle 7 ci canso, mi sa. Allora, questo è per me la giustizia riparativa. È un modo di riparare, insomma, come quel modo di riparare gli oggetti rotti di quell'arte giapponese che si chiama il kintsugi. C'è che è quello della riparazione con l'oro. Un vaso rotto ritorna a nuova forma, a nuova vita, impreziosito dalle ferite riparate in quel modo.
no? È l'arte della riparazione. Quell'oggetto riparato non è la vita ritornata, non potrà mai prendere la stessa forma di quella dell'oggetto originario, può avere solo una forma diversa e per certi versi più preziosa. Ecco, per me la giustizia riparativa è riparare il danno in una maniera diversa, per cui non si restituisce quel che si è rotto, ma si impreziosisce con un'altra forma di vita che salva vite e in qualche modo compensa l'incompensabile, ripara l'irreparabile, cioè le vite che sono state tolte. E qui c'è la storia del Ruanda, del Sudafrica. In Sudafrica non è che decidono di fare il tribunale penale contro i nemici, quelli che avevano creato l'apartheid e avevano provocato chissà quante decine di migliaia di morti, chissà quante sofferenze, eccetera. Desmond Tutu convince Mandela a fare commissioni verità e riconciliazione. Cosa vuol dire? La bilancia della giustizia. Da una parte su un piatto la verità, l'altra la riconciliazione. La verità è rivolta alla memoria delle vittime. La verità. Ne hanno diritto. Quindi è rivolta, gli occhi sono rivolti al passato. L'altro piatto, la riconciliazione. Se il primo guarda al passato, il secondo guarda al futuro, cioè alla riconciliazione, al salvataggio del futuro di una comunità e di un paese. Questa è la mia idea di giustizia riparativa. Forse non coincide con quella dei tecnici della giustizia riparativa, però su questo ci confrontiamo. Grazie Sergio per il tuo intervento. Ed è proprio questo comunque il punto. La riforma Cartabia ha inserito la giustizia riparativa, diciamo così, è un doppio binario alla fine, no? Tra quello che è il processo, il giusto processo che noi conosciamo e con i quali gli operatori del diritto si confrontano, che è una struttura completamente diversa, no? Perché c'è l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena ed è un sistema completamente diverso da quello che è la giustizia riparativa, che mette sullo stesso piano l'autore del reato, la vittima e la società. Tant'è vero che l'avvocatura ha sollevato molte questioni proprio per quanto riguarda il rapporto tra giustizia riparativa e giusto processo. Anche in particolar modo molti avvocati penalisti hanno sollevato la questione che cozza, non rispetta quello che è il principio della la presunzione di non colpevolezza. Comunque su questo voglio lasciare la parola a Maria Teresa Santoro, vicepresidente della Camera Penale di Palmi. Grazie Carmen e grazie a Nessuno Tocchi Caino che ha dato questa opportunità di confronto. È un confronto trasversale perché oggi in sala ci sono avvocati, magistrati, persone comuni che sono interessate a questo tema, perché il tema della pena, che se ne dica, è un problema di civiltà giuridica e forse siamo ancora lontani rispetto a quello che dovrebbe essere un obiettivo di una comunità che abbia rispetto pieno della persona. Io credo che la riforma Cartabia, è una mia opinione personale, ma risponde credo a quello che pensano tanti avvocati, forse è un'occasione perduta. Giustizia riparativa mi fa venire in mente un bellissimo incontro di alcuni anni fa, forse del 2017, vennero a Palmi due donne straordinarie, una era Maria Fida Moro, la figlia dell'onorevole Moro, e l'altra era Adriana Faranda. Io c'era a quell'incontro, rimasi molto colpita dalle loro parole perché hanno precorso quello che è il sistema della giustizia riparativa. E mi piace ricordare quello che hanno detto in più occasioni, sia l'una che l'altra, su quello che è il sistema che può giungere ad una riconciliazione, perché giustizia riparativa è pacificazione sociale, ma non è deflazione dei processi, non è neanche una visione diversa della pena, perlomeno
per come è stata configurata la riforma Cartabia. Non avremo meno pena, non avremo meno processi, perché la riforma non è attrattiva. Questa è la mia opinione di avvocato. Vi leggo quello che hanno detto Adriana Faranda per un verso e Maria Frida Moro. Comincio da Adriana Faranda, invertendo l'ordine, perché era comunque dalla parte dell'autore del reato. E dice così: quando poi alla fine riconquisti la libertà, ti rendi conto che quella del carcere è una forma di giustizia ma incompleta. A me non bastava. Quello che sentivo come dovere e anche come desiderio era affrontare fino in fondo il problema della giustizia, ritrovando le persone che erano state colpite, andando a cercare l'altro che avevamo negato, quindi il riconoscimento dell'altro di cui parla anche la riforma Cartabia, che è però il limite della riforma stessa. È lo stesso cammino, e Maria Frida Moro dice invece: la mia vita è rimasta bloccata il 16 marzo e il 9 maggio 1978, sei sempre lì. E non è perché te lo scordi, ma perché ogni giorno risuccede. È questa dittatura del passato che ti isola, perché pensi che nessuno ti potrebbe mai capire. Hai dentro un urlo che non riesce a uscire, che ti soffoca. Alla fine tutto fa sì che i morti abbiano più spazio dei vivi, quelli che stanno intorno a te, di quelli che ami. E conclude: potevano dargli 100.000 anni di carcere e non si sarebbe risolto il problema, perché tu hai bisogno di avere una giustizia che riguardi anche le ferite che hai ricevuto e che non sono facilissime da curare. Io penso che in queste due posizioni si racchiuda il senso della giustizia riparativa, che è anche attuativa di un disposto costituzionale, che è quello dell'articolo 2, perché l'articolo 2 parla di dovere di solidarietà politica, economica e sociale dello Stato, che è anche attuativa dell'articolo 27, perché si pone sicuramente in correlazione con il principio di rieducazione del condannato. E però com'è che viene introdotta nella nostra riforma? Perché noi avvocati, come anche i giudici, ci dobbiamo confrontare con le norme, quindi con l'istituzionalizzazione di un principio che è sicuramente di forte portata culturale, ma che deve trovare una sua attuazione nell'ambito del processo. La riforma Cartabia contiene un articolo fondamentale, che è il 129 bis, gli operatori del diritto lo conoscono, e attribuisce al giudice o anche al pubblico ministero in fase di indagini il potere, e questo è il punto, il potere di indicare un progetto di giustizia riparativa. Progetto di giustizia riparativa che richiede un'interlocuzione con la vittima del reato che ha una connotazione più ampia di quella alla quale noi siamo abituati, perché vengono coinvolti anche i soggetti appartenenti alla comunità, e anche questo dal mio punto di vista può creare dei problemi applicativi. Quindi un contatto, un'interlocuzione, un riconoscimento dell'altro, e quindi una sorta di responsabilizzazione di chi è indagato, imputato, ma non è stato ancora condannato rispetto alla vittima. E allora, se questo in una fase esecutiva della condanna può essere assolutamente fisiologico e può essere anche funzionale, per esempio, all'accesso a misure alternative, perché è chiaro che un processo di accesso a un programma di riparazione viene adeguatamente valutato anche, per esempio, in sede di accesso alle misure alternative. Io dico, poteva anche essere sostitutivo, per esempio, delle forme risarcitorie in senso proprio, cioè del risarcimento del danno, ma neanche questo la riforma ha previsto. Ma mi chiedo, questo riconoscimento è compatibile con una presunzione di innocenza? Io mi pongo nei panni di un avvocato. Io sono un avvocato, viene un cliente, si parla del processo, arriviamo a dibattimento. Il giudice, sulla scorta dell'imputazione, perché anche questo è un problema, ora lo vedremo, fa una proposta di accesso ad un programma di giustizia riparativa. Il mio cliente mi consulta e dice: avvocato, lei che pensa? Ma io non mi sento di dire, e lo dico in tutta sincerità, forse vado contro, io non mi sento di dire al mio cliente, in un processo che ancora deve svolgersi, acceda a un progetto di giustizia riparativa, perché riparazione significa restituire qualche cosa che si è violato. Ma se quell'imputato non ha violato nulla, che cosa dovrebbe riparare?
E quindi qual è la funzione della riforma rispetto al processo e quindi rispetto ad un procedimento che ancora non è giunto ad un'affermazione di responsabilità? Io lo chiedo a tutti voi avvocati, lo fareste, lo direste? E poi mi pongo anche dal, guardo l'altro versante, il magistrato, abbiamo il presidente. Un giudice suggerisce una partecipazione a un progetto di giustizia riparativa che è su base assolutamente volontaria e che si pone apparentemente fuori al processo, perché i mediatori sono dei privati. Però quel giudice che fa quel, come dire, che individua quell'incidente nel processo è dentro il processo, è come se lo è, perché altrimenti perché proporrebbe questo? E questo che è, una maggiore garanzia di terzietà o la riduce? E che succede, io mi chiedo, se per esempio un imputato non dà il consenso? La valutazione del giudice continua ad essere libera, continua a essere terza o diventa per esempio incompatibile ex articolo 34 del codice di rito? E che succede per esempio se quell'imputato partecipa al progetto di riparazione e l'esito non è positivo? Quel giudice diventa incompatibile? E che significa esito positivo? Perché attenzione, giustizia riparativa non è il risarcimento del danno, perché c'è d'altra parte già una diminuente del risarcimento del danno, non c'era motivo che ce la introducessero con la riforma. Non è il risarcimento del danno, non è il lavoro di pubblica utilità, è una cosa totalmente diversa, è un riconoscimento dell'altro e può consistere in un accordo che è anche simbolico, è anche una stretta di mano. E quindi tutto questo comporta dei problemi di valutazione. E poi mi chiedo ancora, il magistrato, supponiamo di essere arrivati a dibattimento, che cosa compulsa per suggerire un progetto di giustizia riparativa? Può accedere al fascicolo del pubblico ministero? Eh no, non può accedere, perché la terzietà andrebbe, come dire, molto lontana dall'aula di giustizia e non può guardare il fascicolo del pubblico ministero. Lo può fare a dibattimento inoltrato, quando per esempio sono state acquisite la maggioranza delle prove? E io dico no, perché è come se anticipasse una sorta di giudizio. E quindi l'applicabilità concreta, in fase che non sia quella dell'esecuzione penale, che è la sua, come dire, collocazione naturale, secondo me è estremamente complessa. D'altra parte, perché un imputato dovrebbe accedere ad un progetto di giustizia riparativa secondo la riforma Cartabia? Che cosa, come lo premia la riforma? Con una diminuente, neanche di tipo speciale, perché se almeno gli avessero dato una diminuente superiore a un terzo ci poteva forse pensare. Con l'applicazione della sospensione condizionale o breve e con la remissione tacita di querela. Perché un imputato deve accedere ad un progetto di giustizia riparativa nel corso del processo? Altre potevano essere le vie, ma queste vie non sono state percorse, perché il sistema che ha adottato il nostro legislatore è quello della complementarietà, che è vincolato ad un altro cardine del nostro sistema, che è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che ha fatto sì che quindi il progetto di giustizia riparativa sia soltanto complementare. Forse era tempo di riguardare anche il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale per ottenere un risultato di tipo concreto. Quelle esperienze di cui parlava Sergio De Lia su Darli, cioè, hanno un meccanismo che è totalmente diverso, che è quello dell'alternatività o della sussidiarietà. Cioè lì si accedeva alla giustizia riparativa perché non si veniva liberati dalla pena. E nel nostro sistema tutto questo non c'è. E se tu non vieni liberato dalla pena non ha senso che tu partecipi a questo tipo di meccanismo, che è un meccanismo sicuramente di grande valore civile, ma che troverà, io credo, in fase quantomeno anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, sicuramente una scarsissima applicazione. Non hanno neanche pensato, voglio dire, per la fase esecutiva, che per esempio l'adesione e l'esito positivo, intendiamoci, non sappiamo cosa si intenda, l'esito positivo della partecipazione a un progetto di giustizia riparativa possa essere sostitutivo, per esempio, di un risarcimento del danno che un imputato che è stato condannato, che dopo un tot di anni vuole fare la riabilitazione, è costretto a versare perché altrimenti il Tribunale di Sorveglianza non gliela riconosce. Ma dico, ma che senso ha tutto questo se non c'è premialità? Allora, può avere applicazione sicuramente il sistema di giustizia riparativa di fronte a un reconfesso, di fronte a un imputato che vuole accedere ad un patteggiamento, ok?
ottiene una sospensione del procedimento, mi pare sono 180 giorni, partecipa al programma, ottiene una ulteriore diminuente. Quello può essere un campo di applicazione, ma laddove c'è un imputato rispetto al quale la formazione della prova si deve ancora tutta realizzare, io non credo che questo istituto potrà avere successo. Ma dico ancora di più, può, come dire, suggerire, stimolare, provocare l'accesso al progetto di giustizia riparativa anche il pubblico ministero in fase di indagine, no? Ma mi chiedo, l'indagato che non sa neanche qual è la portata delle indagini, no? Perché deve accedere a quel progetto di giustizia riparativa? Si prevede una discovery anticipata? Questo potrebbe avere un significato. C'è una discovery anticipata, tu accedi agli atti, valuti se è opportuno per te in quella fase accedere a un progetto di giustizia riparativa, con una premialità che è sempre estremamente ridotta, perché probabilmente chi accede è qualcuno che per ipotesi potrà fare un patteggiamento e quindi avere un ulteriore diminuente. E quel pubblico ministero che fa una proposta e ottiene un diniego da parte di un imputato che verosimilmente non avrà mai accesso agli atti, perché è ovvio che non avrà accesso agli atti, come la valuta questa cosa? Il suo pensiero sarà libero quando dovrà decidere se fare una richiesta di archiviazione o emettere un avviso di conclusione delle indagini? Queste sono tutte domande che noi ci dobbiamo sicuramente porre e probabilmente è un'occasione davvero persa, perché avrebbe dovuto verosimilmente introdursi un sistema di alternatività, avrebbe dovuto essere introdotto un parziale sistema di superamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, perlomeno con riferimento a talune circostanze, e forse questo avrebbe potuto essere significativo, avrebbe potuto avere un riscontro pratico e concreto. Neanche particolarmente significativo l'effetto, io dico, di questa riforma sul 131 bis, no? Sulle ipotesi della speciale tenuità del fatto, che d'altro canto già prevedeva il riferimento alle condotte susseguenti, però potrebbe succedere che un imputato possa, in vista di una fattispecie di reato non particolarmente grave, accedere a questo tipo di percorso. Fermo restando che poi, con riferimento ai reati maggiormente gravi, io non credo che sarà facile nella fase anteriore alla definitività della sentenza avere aperture da parte degli imputati, che neanche potranno essere suggerite, a mio parere, dal difensore, perché comprometterebbe, io credo, il ruolo e la funzione difensiva. Lo so che non è piacevole sentirlo, però bisogna essere concreti. Io sono un'operatrice del diritto, gli operatori del diritto non hanno soltanto una visione che sia ideologica o soltanto di tipo culturale ma non giuridico, ma si pongono problemi concreti. Io problemi concreti me li pongo sempre, anche troppo forse, perché sono pragmatica per indole e mi sono fatta tante di queste domande che probabilmente da un punto di vista proprio tecnico rimarranno irrisolte. Quindi sono dell'idea che era una grande occasione ma che è andata persa. Io ho concluso perché c'è del Grazie Maria Teresa, hai sollevato delle dubbie, delle perplessità che sono davvero notevoli e molteplici, chissà, forse si supereranno col tempo mettendole in pratica questa giustizia riparativa, lo scopriremo, no? Lo scopriremo quando entrerà in vigore. Passiamo invece dall'altro lato, no? Della giustizia riparativa nell'ambito minorile. Proprio di recente c'è stato un bellissimo convegno sul giusto processo minorile, dove la visione che è uscita della giustizia riparativa è stata molto diversa, no? Si è elogiata proprio la bellezza della giustizia riparativa all'interno del processo minorile. Su questo lascio la parola a Carmelita Alvaro, Presidente della Camera Minorile di Palma. Grazie Carmen, buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare all'associazione Nessuno Tocchi Caino per aver coinvolto la Camera Minorile di Palmi in questa iniziativa. Un'iniziativa su un tema così dibattuto, delicato,
che effettivamente impone a tutti noi, sia operatori del diritto che a tutta la collettività, di ragionare e discutere insieme, perché ci sono ovviamente valutazioni positive, altre valutazioni negative. È chiaro che, come è stato detto, lo vedremo solo vivendo. Ora, questo dibattito segue ad un incontro che è stato fatto, l'abbiamo accennato stamattina, alla Casa Circondariale di Palmi. È stata un'esperienza che dovrebbero fare tutti, soprattutto nelle scuole, e infatti anticipo, c'è un progetto anche della Camera Minorile su questo, perché Sergio lo definiva, siamo andati in un luogo, io lo definisco un non luogo il carcere, è una realtà che va conosciuta per essere capita, perché mette tristezza, un senso di angoscia, un senso di frustrazione. Solo probabilmente entrando in quei luoghi si riesce a comprendere quello che a volte si dà per scontato, che è il valore della libertà. Oggi mi ha colpito tantissimo vedere quei detenuti. Ovviamente ho fatto penale all'inizio della mia carriera, adesso faccio civile, mi mandava mio padre all'inizio, adesso evitavo di andare alle carceri perché proprio mi mette come a carne una situazione, proprio emozioni troppo forti, però penso sia necessario. Quello che mi ha colpito, da un lato è stato detto c'è una organico che è una pianta organica e c'è personale inferiore alla pianta organica, le condizioni sono precarie e questo secondo me crea una maggiore frustrazione anche nei detenuti e potrebbe, ecco perché è necessario, per garantire la dignità di chi ci sta perché ha una pena da scontare, da chi ci sta perché è in custodia preventiva, comunque va rispettata la dignità umana. Le condizioni basilari, igieniche, sanitarie sono fondamentali perché possono stimolare quella frustrazione che comporta ulteriore violenza. Quindi vivere in un ambiente dignitoso sicuramente crea una situazione di equilibrio in un carcere. Oggi quello che mi ha particolarmente colpito era la voglia dei detenuti proprio di parlare, il contatto. Ma la cosa bella che mi ha colpito, e secondo me è una cosa importante che va detta per il nostro carcere, è anche un bel rapporto che si è creato tra le guardie, gli operatori, il comandante che era lì e i carcerati, e questo mi ha dato un messaggio positivo perché c'era l'autorevolezza da parte di chi opera all'interno e nello stesso tempo il rispetto, perché si era creato comunque un rapporto. Quindi capisco la posizione ovviamente del detenuto, ma ho riflettuto anche sulla condizione di chi va a lavorare nel carcere, perché è una situazione sinceramente angosciante che non può uno magari non portarsi a casa. Detto questo, anticipavo proprio la Camera Minorile, un'associazione di avvocati che si occupa proprio di sensibilizzare, facendo rete con la comunità, con gli operatori del diritto, di sensibilizzare sull'importanza della tutela dei diritti dei minori, sia dentro la giurisdizione ma fuori la giurisdizione, attraverso l'ascolto, che è lo strumento ritengo più efficace, ed è proprio l'ascolto, il dialogo, l'inclusione che è uno dei principi cardini della giustizia riparativa. Dicevo, siamo molto impegnati con le scuole e riteniamo essenziale fare conoscere ai ragazzi la realtà. Oggi l'attenzione con Mare Fuori, che credo abbiamo visto tutti, ha sicuramente avuto il merito di, sia pure avanzata, ma di creare un interesse sulla realtà degli istituti penitenziari minorili. E penso che l'esperienza, ed è questo che stiamo progettando con le scuole per il prossimo anno, di far vedere ai ragazzi la realtà che vivono i carcerati, perché credo che soprattutto con i giovani, su cui dobbiamo investire, più che le parole contano i fatti, quindi vedere quella realtà, la mancanza di libertà, le cose che non possono fare quei ragazzi, probabilmente sarà di maggiore insegnamento rispetto a quante parole potremo dire noi. Oggi, essendo invitata come Camera Minorile, anzi porto i saluti della direttiva e dei soci, ovviamente mi è stato dato come tema proprio quello di trattare la giustizia riparativa dal punto di vista minorile. Chiaramente non posso che dare... non perché sono ottimista di natura e lo sono, ma un giudizio al momento positivo. Intanto Carmen diceva bene, abbiamo fatto un convegno e la testimonianza del dottore Di Palma è stata emblematica su questo, perché ci ha dato dei messaggi, degli esempi di come la giustizia riparativa o comunque uno strumento della giustizia riparativa, che è la messa alla prova, specie nella fase delle indagini, sia stato fondamentale e utile per i ragazzi, e ha dato tante esperienze, quindi sicuramente un messaggio positivo. La valutazione positiva nasce anche dal fatto che la riforma Cartabia, nel creare una disciplina organica alla giustizia riparativa, quindi sostanzialmente recependo anche le direttive internazionali ed europee,
che cosa ha fatto? Ha preso e ha messo in pratica proprio delle esperienze di prassi virtuose di giustizia riparativa, proprio provenienti dal mondo della giustizia minorile. Quindi evidentemente se ci sono degli esempi che si sono conclusi favorevolmente con esito fecondo, è chiaro che anche trova un terreno fertile il processo minorile e l'ordinamento penitenziario minorile. E ritengo, perché poi condivido i dubbi e le perplessità che ha sollevato Maria Teresa, però probabilmente nel processo minorile che ha avuto sicuramente esiti favorevoli, deve essere considerato perché c'è un principio diverso, un'ottica diversa del modo di concepire il processo minorile. Il processo minorile, sapete, tende alla educazione, al reinserimento del minore. Bisogna fare un giusto processo tenuto conto della capacità del giovane autore del reato di capire la portata trasgressiva del proprio comportamento, capire il disvalore sociale, la capacità di adeguare anche quel processo alla capacità di sopportare una pena che deve essere sì retributiva, ma nel processo minorile più che mai deve essere riparativa e rieducativa. Quindi credo che il terreno fertile ovviamente nel processo penale minorile sia legato anche ai principi che ispirano il processo minorile, perché i principi, abbiamo detto, si tratta di una giustizia parallela e complementare che tende proprio a creare quella pacificazione sociale a cui tende il meccanismo di solidarietà di cui parlava Maria Teresa nell'articolo 2 della Costituzione. Cioè è un meccanismo, un approccio alla giustizia dove si mette insieme l'autore del reato, la vittima che nel processo minorile deve essere maggiormente tutelata perché non è ammessa la Costituzione di parte civile, quindi la vittima nel processo minorile non trova ingresso, quindi proprio nel processo minorile la giustizia riparativa può essere utile, proprio perché si pensa che attraverso un percorso di confronto, un dialogo tra autore e vittima si possa arrivare a riparare, non nel senso, giustamente come diceva Sergio, di risarcimento, ristoro, restitutorio, ma come riparare l'offesa, cioè l'offesa che quel conflitto sociale che si è creato in conseguenza di quel reato. Quindi ecco perché la giustizia minorile è sicuramente un terreno fertile. Pensate anche questo, che un dato importante che mi piace sottolineare, il processo penale minorile risale a oltre 30 anni fa, è del 88 e anche l'ordinamento penitenziario è risalente nel tempo. Ciò nonostante il legislatore è stato così innovativo, ha creato delle norme innovative e rivoluzionarie che hanno consentito, attraverso la discrezionalità del giudice, la capacità di interpretare quella norma, hanno consentito appunto ai giudici minorili particolarmente sensibili di far entrare nel processo minorile degli strumenti di giustizia riparativa che sono oggi disciplinati dalla Cartabia. Pensiamo alla messa alla prova, pensiamo all'articolo 9 che consente al giudice e al pubblico ministero di valutare la personalità dell'autore del reato proprio tenendo conto del contesto sociale, ambientale, scolastico, personale e imponendo anche, facendo una valutazione su un eventuale percorso di mediazione. Ecco, lo strumento della mediazione è già entrato nel processo penale minorile. Ecco perché mi sento di dare una valutazione positiva, salvo ovviamente verificare come andrà ad evolversi, perché come sempre il legislatore fa le leggi, però magari non ci dice come dobbiamo prepararci a questa riforma. Per esempio nella mediazione ancora bisognerebbe capire come sono costituiti questi centri di giustizia riparativa. Da quello che leggevo sembrerebbe che siano dipendenti del Ministero, ma vedevo anche che potrebbero essere delle associazioni, delle cooperative. Su questo un'idea della Camera Minorile, che è un progetto che faremo a settembre, sarebbe quello di creare, di stimolare la formazione di queste associazioni con personale in pensione, dei consultori, psicologi che collaborano con la Camera Minorile, proprio per dare la possibilità di avere quelle risorse umane che serviranno per i centri di giustizia riparativa e per le mediazioni. Quindi ecco, penso che la giustizia riparativa, per essere raggiunta nel senso vero con cui è stata pensata, cioè quello di creare una giustizia equa, giusta e solidale, richieda l'impegno da parte di tutti noi operatori del diritto e collettività, associazioni, proprio intanto per diffondere un messaggio, per
creare e preparare a questa cultura della riparazione intesa in questo senso, ed ecco perché sono contenta, molto contenta di partecipare oggi, di aver visitato il carcere, un'esperienza, ripeto, formativa e forte. E voglio concludere il mio intervento con un messaggio positivo, proprio per un esempio concreto, un esempio che ha arricchito la mia esperienza professionale e che ancora ricordo, perché è una forma di giustizia riparativa non volontaria, come è previsto ora, addirittura spontanea. Spontanea perché è un esempio di giustizia riparativa che è nata su richiesta di una giovane, un minore, vittima di un reato. È accaduto un 4-5 anni fa, questo si rivolge al mio studio la famiglia di un ragazzo che era stato vittima di una rissa ed era stato accoltellato, aveva riportato gravissime lesioni e miracolosamente poi si era salvato, quindi immaginate anche il travaglio della famiglia. La famiglia viene da noi per incaricarmi di agire per il risarcimento del danno nei confronti ovviamente dei genitori come responsabili del minore che l'aveva accoltellato. Intraprendiamo questo giudizio, dopo la notifica dell'atto di citazione, comunque c'era già stata un'udienza, ricevo allo studio una lettera che mi viene scritta a me come difensore da questo ragazzo che aveva accoltellato il mio cliente, diciamo la famiglia del mio cliente, sì. È una lettera che ora vi leggo, prima vi leggo il contenuto perché è importante ed è bello il messaggio che dà questo ragazzo. Devo mettere gli occhiali perché non vedo. Allora, caro Mario, ovviamente un nome di fantasia, Mario Rossi, Mario lo chiamiamo, sono profondamente dispiaciuto per il dolore e la sofferenza che ti ho causato col mio comportamento. Sono consapevole di aver commesso un grave errore e non ho scuse per giustificare le mie azioni. Mi rendo conto che ho infranto la legge e che dovrò affrontare per tutta la vita il rimorso per quello che ho provocato a te e alle persone che ti vogliono bene. Vorrei che tu sapessi che mi pento sinceramente di ciò che ho fatto e che sto cercando di impegnarmi a non ripetere gli stessi errori in futuro. So che le parole non possono cancellare il passato, ma spero che tu possa trovare in te stesso la forza di perdonarmi. Intanto ti ringrazio, perché se stai leggendo la mia lettera significa che mi hai dato l'opportunità di scusarmi, ma voglio fare qualcosa di più. Ecco il percorso che propone un ragazzo, un minorenne. Vorrei provare a conoscerti, a farmi conoscere. Magari una buona occasione sarebbe quella di fare una partita a pallone, giocando nella stessa squadra. E io mi impegno a stare al tuo fianco per sostenerci e battere gli avversari. Non darmi una risposta immediata, pensaci con calma. E sappi che saprò anche accettare una risposta negativa, che magari mi merito. Ora, nel leggere, ovviamente ho convocato immediatamente la famiglia, nel leggere questa lettera ho visto negli occhi del ragazzino che era stato accoltellato, era stato in ospedale, aveva subito veramente un calvario per queste lesioni, le lacrime. La famiglia invece era accanita, assolutamente indignata da questa lettera, perché riteneva che fosse un escamotage, una tattica della famiglia, dell'autore del reato, per evitare la causa risarcitoria. Ovviamente se ne sono andati, non hanno dovuto, non hanno neanche preteso una risposta immediata. Dopodiché sono ritornati in studio e grazie anche un po' alla responsabilità che mi sono presa, perché è difficile a quel punto il ruolo dell'avvocato, perché non sai nemmeno, potrebbe succedere un altro episodio proprio nella partita di calcio, di violenza, e ti rimane sulla coscienza per la vita. Quindi comunque in un'ottica di ottimismo ho pensato di insistere sulla famiglia ed è così è stato, siamo andati a Reggio Estato e hanno fatto questa partita. Ovviamente c'era diffidenza, si guardavano le famiglie in cagnesco, i ragazzini, questo per dimostrare come la giustizia riparativa proprio sui minori può avere un esito positivo, perché sono spontanei, perché hanno una personalità in fieri, in evoluzione, quindi magari con delle persone che riescono in maniera specializzata e competente a svolgere il proprio lavoro si riesce a veramente modificare il loro percorso di vita, quindi probabilmente c'è più facilità nella giustizia riparativa che attecchisca per i minori. Appunto, dicevo, questi ragazzini sono riusciti immediatamente, sarà il calcio, lo sport che comunque crea empatia, a giocare insieme, hanno vinto, si sono abbracciati e da qui ovviamente è stato un episodio, ma nel tempo questi ragazzi hanno approfondito la conoscenza e sono diventati amici. Nel frattempo il procedimento civile continuava proprio a dimostrazione che non era una scusa, quindi i genitori non avevano avuto ragione. Poi ovviamente l'abbiamo abbandonato perché non hanno inteso, poi anche i genitori sono arrivati alla decisione di non chiedere il risarcimento del danno. Perché? Perché si era arrivata a una giustizia riparativa
superiore a un risarcimento del danno. Quella giustizia che si fonda su tre concetti che nel caso di questi ragazzi è stato raggiunto e sono il pentimento da parte dell'autore della vittima, il perdono e quindi riuscire a superare la rabbia e il dolore di quello che è stato subito da parte della vittima e la riconciliazione, che è quello a cui tende la giustizia riparativa. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Carmelita, grazie per questa bellissima testimonianza. E rimanendo in tema di testimonianze, voglio introdurre la notaia Marcella Reni, che è una donna poliedrica, nonché multitasking, presidente di Prison Fellowship Italia, è un'associazione molto impegnata nell'ambito della giustizia riparativa. Loro sono degli avanguardisti, diciamo, veri e propri, sono dei precursori della giustizia riparativa col progetto Sicomoro, operano tantissimo nelle carceri italiane mettendola in pratica. Marcella poi ha scritto un libro bellissimo. Ecco, se il mio percorso sulla giustizia riparativa è iniziato col discorso di Sergio D'Elia, si è completato con il libro di Marcella Reni, che mi ha fatto piangere, devo confessare che non sono riuscita a trattenere le lacrime. Voi starete pensando, insomma, è troppo morbida questa calma tra il carcere, tra le lacrime del libro di Marcella Reni, però sono esperienze, racconta le storie di queste persone che hanno affrontato questo percorso insieme a loro, della formazione, dei facilitatori, perché non si chiamano mediatori ma si chiamano facilitatori, di persone che davvero hanno cambiato vita. E mi ha colpito molto il fatto che gli autori del reato non avevano contezza del dolore, della sofferenza che avevano causato, che invece hanno acquisito proprio alla fine di questo percorso. Comunque lascio la parola a Marcella Reni. Grazie, buonasera. Mi unisco ai ringraziamenti per questo incontro e per l'attività di Nessuno Tocchi Caino, che seguo con grande interesse. Davvero, come diceva il presidente dell'Ordine degli Avvocati, questo pensiero che va controcorrente efficacissimo. E poi oggi festeggiate 30 anni in quest'anno, quindi auguri, buon compleanno, il trentennale. Abbiamo ascoltato i tecnici del diritto, io porto invece l'esperienza della giustizia riparativa dal 2009 in tutte le carceri italiane. Abbiamo iniziato a opera proprio con quelli che sono i grandi criminali. Abbiamo iniziato con gli ergastolani ostativi, abbiamo iniziato con, e lo facciamo in genere, con detenuti che hanno già una pena definitiva. L'abbiamo fatto solo in un caso con un detenuto in attesa di giudizio, ma noi lo facciamo sempre con detenuti con pena definitiva, proprio per quei problemi a cui accennava invece Maria Teresa. Che cos'è il progetto Sicomoro che noi portiamo nelle carceri dal 2009? Il progetto Sicomoro prende il nome da un episodio del Vangelo, il Vangelo di Luca, dove c'è un usuraio e quindi un criminale che tra l'altro è considerato un traditore dai suoi, dal suo popolo, perché passa da giudeo al soldo dei romani e fa la cresta sulle tasse e soprattutto presta soldi a usura e racconta, dice: io ero questo. E vede passare un rabbi famoso, un rabbi importante, un rabbi di cui si parla tanto, un maestro di Israele. Sa che sta passando, ma si vergogna. Per vederlo sale su un albero. La Bibbia dice, il Vangelo dice, piccolo di statura, si arrampica su un sicomoro. Ecco, il nostro progetto di giustizia riparativa all'interno del carcere parte da questo brano e all'inizio è sempre molto difficile la partenza, perché noi abbiamo uno schieramento di detenuti, mai più di 8-9, e uno schieramento di vittime che non sono le stesse vittime dei detenuti che incontriamo, ma sono vittime che hanno subito lo stesso tipo di reato. Quindi diciamo non è proprio una mediazione, ma se la vogliamo chiamare mediazione è surrogata, perché non sono le loro stesse vittime. E si devono presentare e devono dire della loro vita. E allora noi cominciamo a dire ai detenuti che sono la folla che circonda il sicomoro. La folla che circonda il sicomoro probabilmente era fatta da vittime di quest'uomo che era Zaccheo, che era l'usuraio, che era quello che prendeva
a prestito, che rubava, che frodava, quindi tra la folla ci saranno state le sue vittime. Noi chiediamo ai detenuti: cosa avresti fatto? E poi invece chiediamo alle vittime: adesso tu sei Zaccheo, cosa avresti fatto nell'incontro con le vittime? E da lì nasce una presentazione, un percorso, non sto a raccontarvelo, dura 8 settimane, incontriamo sempre gli stessi detenuti con le stesse vittime per 8 settimane, ma avviene sempre il miracolo. Dal 2009 ne abbiamo ancora in corso, proprio in questo momento, nelle carceri di tutta Italia, uno difficilissimo ma fecondissimo in questo momento alle Vallette a Torino con i sex offender e con le vittime di violenza sessuale. Ma funziona sempre, lo abbiamo visto funzionare sempre. Quando mi chiedono: ma avete avuto dei fallimenti? Ne racconto uno, che però è una grande vittoria, più che un fallimento. Nel carcere di Rieti, un detenuto era stato particolarmente toccato da questo progetto di giustizia riparativa e non poteva riparare, perché, come diceva Sergio, a volte c'è l'irreparabile. Però sarebbe uscito dal carcere di lì a poco e aveva detto alle persone che lo incontravano nel progetto che aveva paura di uscire, perché aveva paura di incontrare i suoi sodali criminali. Un giorno prima di uscire ha aggredito l'ispettore penitenziario, ma lo ha aggredito malamente, l'ha mandato in ospedale, delle ferite profonde. Però è andato lo stesso fuori dal carcere con una nuova imputazione, un nuovo reato che gli veniva scritto, ma l'hanno mandato fuori. Però 2 giorni dopo l'hanno trovato morto in un vicolo. E allora noi abbiamo immaginato che quell'aggressione fosse stata strumentale alla possibilità di rimanere in carcere. E allora è vero che è un fallimento, ma noi lo consideriamo una grande vittoria del progetto. Su che cosa si basa questo progetto? La giustizia attuale si basa sulla violazione di una norma e alla violazione di una norma corrisponde una sanzione, che è la privazione della libertà, grosso modo, sintetizzo, vado per sommi capi. Quindi si viola una norma, privazione della libertà con una serie di gradazioni di pena. Noi lo facciamo in genere con l'alta sicurezza perché funziona di più. Dove maggiore è il danno, maggiore è la sofferenza della vittima, più profondamente incide il progetto. Noi invece diciamo: non guardare alla violazione della norma, guarda al danno causato. E da lì l'assunzione della responsabilità. E da lì il percorso con la vittima, che giunge sempre, non chiediamo mai di giungere al perdono, Non è finalizzato al perdono il progetto Sicomori, è finalizzata all'assunzione della responsabilità da parte di chi il reato lo ha commesso e a ritrovare una serenità e una riparazione che spesso è davvero solo simbolica. Quella lettera, per esempio, è una riparazione per le vittime efficacissima, proprio con quei passaggi: mi pento, non lo voglio fare più, ma voglio andare avanti, voglio provare a fare il meglio, a starti accanto. Le vittime escono da un tunnel. Perché, come diceva bene Maria Teresa, sia le vittime che i detenuti vivono in un tempo fermo, in una fotografia agghiacciante, che è quella del momento dell'azione agita o subita. E invece il progetto li fa incontrare, è il luogo dell'incontro ed è una giustizia mite, è una giustizia arrendevole, perché è una giustizia che si basa sul riconoscersi, ma riconoscersi profondamente nell'identità che nessuno può toglierci e nella dignità che nessuno può toglierci. Al di là di ciò che è stato fatto, al di là di ciò che si è ricevuto, c'è la dignità di esseri umani, uomini e donne, che poi si incontrano e quando si conoscono, quando si raccontano, da lì io ho visto nascere anche amicizie meravigliose, perché si capisce che cosa ha fatto deragliare quella vita, perché è finita in quell'inferno che è il carcere. E spesso anche la vittima si ritrova migliore. Molte vittime ci dicono: il reato subito mi ha fatto diventare più cattivo, più cattiva, perché desidero la vendetta, anche se anche l'ergastolo non mi può ridare quello che mi è stato tolto, fosse anche solo la serenità quando non è la privazione di affetti. E l'incontro con chi quel reato lo ha agito invece spesso ridona la serenità, perché la vittima ha un grande bisogno che i rapporti che sono stati ingiusti tornino ad essere giusti, come quel ragazzo che non ha avuto più bisogno di un risarcimento del danno, perché l'ingiustizia è stata riparata, quel tessuto lacerato è stato ricucito, i rapporti sono tornati giusti. La giustizia riparativa è questo, che i rapporti tornino ad essere giusti, non più ingiusti. Se noi parliamo di giustizia
spesso non la sappiamo definire, però tutti noi sappiamo cos'è l'ingiustizia, perché tutti noi abbiamo subito ingiustizia, grave, meno grave, piccola, ma tutti sappiamo cos'è un'ingiustizia. Come può un luogo chiuso come il carcere riparare? Come può la privazione della libertà rieducare, risocializzare? È assurdo che un luogo così chiuso possa essere il luogo della risocializzazione. E invece questi incontri all'interno del carcere, all'interno di quei luoghi dove ci sono quei blindi, quei cancelli, quei rumori, quegli odori, le vittime all'inizio hanno davvero uno shock, entrano quasi tutte per la prima volta e poi in maniera paradossale molte di loro diventano grandi amici, non soltanto delle persone che hanno incontrato ma delle loro famiglie, perché ne conoscono la storia, la vita, sanno da dove vengono, che cosa ha prodotto quella deriva. Per esempio, abbiamo avuto un detenuto che c'era proprio qui nel carcere di Palmi, in un progetto fatto qui a Palmi. C'era una ragazza di Cittanova, nostra compaesana, a cui avevano ammazzato il papà. Un uomo giusto, un operaio, un lavoratore, perché un uomo appartenente ad una famiglia criminale pretendeva la mano della figlia che lui non voleva dare. L'hanno fatto fuori per prendersi la figlia. La secondogenita, dopo ben 14 anni dall'accaduto, entra con noi in carcere. Ed entra non arrabbiata, di più, con frasi violente, con atteggiamenti violenti, chiusa nel suo dolore. Soltanto verso il terzo o il quarto incontro riusciamo a farla tacere, perché fino al terzo o quarto incontro ha parlato solo lei. Guardava i detenuti e con il dito così puntato, quelli come voi, gli infami come voi, i porcherosi come voi, gli schifosi come voi. E loro si lasciavano dire tutto, a testa bassa. Solo verso il quarto o quinto incontro uno di loro ha alzato la testa e ha detto: tu però non vuoi capire, adesso se sei qui mi devi ascoltare. E ha raccontato la sua vita. Veniva da Scampia, era un ragazzo appartenente ad una famiglia e lui si considerava fortunato perché questa famiglia era molto coesa, una famiglia unita, addirittura vivevano nell'unico palazzo, il nonno era il capostipite e tutti circolavano intorno al nonno, la vita familiare era gestita da questo nonno che lui considerava un benefattore, perché chiunque avesse bisogno di lavoro, di soldi, di aiuto andava dal nonno e il nonno dava lavoro, soldi, aiuto. Questo nonno lui lo considerava un benefattore. Liceo scientifico, arriva a 17 anni, Faida, il lato maschile della sua famiglia viene trucidato. Tutti uccisi, rimangono vivi lui e il nonno. E lui capisce, finalmente apre gli occhi e capisce chi era il nonno e tutta la famiglia, zii, cugini, parenti. E il nonno lo chiama e gli mette in mano un fucile e gli dice: adesso ti alleni perché o spari o ti sparano. E lui dice: io ho preso in mano il fucile, non sono più andata a scuola, era un Kalashnikov più che un fucile, ed è diventato quello che è diventato. A 22 anni è entrato in carcere e non è più uscito. Noi l'abbiamo incontrato lì, ne aveva più di 40 e ha raccontato questa storia che ha smontato quella donna, che ha cominciato a piangere e ha cominciato a raccontare quello che era anche il risvolto della pena che subiva e che ancora la teneva così chiusa in se stessa e con questo desiderio di vendetta. Mentre il papà veniva ucciso, lei partoriva la sua secondogenita e non era riuscita a fare da mamma a questa ragazza perché era troppo figlia che piangeva il padre. E i più bei consigli su come recuperare e come recuperare il rapporto con la figlia glieli ha dati quell'uomo che non aveva mai avuto figli, ma che era stato un figlio maltrattato, un figlio che era stato condannato a quella vita. È vero, avrebbe potuto scegliere, ma non ha scelto. Ma di storie come queste ne scopriamo a decine. Adesso con i sex offender portiamo dentro le donne, in modo particolare vittime di stupro. Quegli uomini non si rendono conto fino a quando non ascoltano l'altra parte, l'altra faccia della medaglia, ma finalmente comprendono che è dolore, che c'è dolore da un lato e c'è dolore dall'altro, e c'è un momento in cui i sensi di colpa sono tali che dobbiamo veramente stare molto attenti, perché questi uomini poi vivono con i sensi di colpa. E la giustizia riparativa è invece così mite in questo incontro con l'altro, in questo incontro del dolore, che è comunque dolore. Non c'è un dolore cattivo, è un dolore buono,
non c'è un dolore bianco e un dolore nero, c'è un dolore che sconquassa la vita. In questo riconoscimento dell'altro però, in questo ascolto, soprattutto in questo ascolto dell'altro, che non chiede perdono, chiede soltanto un riconoscimento perché tutto torni ad essere giusto, soprattutto perché questi uomini riescano a ritrovare il senso del rispetto, della dignità, del riconoscimento, ma non dell'obbedienza. All'interno del carcere si abituano ad obbedire. Noi desideriamo liberarli perché invece possano essere abituati al riscatto, al riconoscimento di se stessi come individui. E per questo io dico che la giustizia riparativa deve rimanere nel piano della volontarietà, della libertà, non dell'obbligatorietà, perché perderebbe tutta l'efficacia. Il progetto Sicomoro non è premiale, però poi paradossalmente nel trattamento, nella valutazione del trattamento, il magistrato di sorveglianza, alla fine per i detenuti che partecipano al progetto è il cambiamento, è talmente evidente che alla fine diventa premiale, ma non nasce come un progetto premiale. Nella misura in cui rimane così, rimane su base volontaria, rimane libero, allora il progetto Sicomoro sarà fondamentale. Grazie. Grazie Marcella, grazie per questo bellissimo intervento, ci hai fatto proprio comprendere come mettersi nei panni dell'altro, dialogare, parlare, tirare fuori il proprio dolore, si può arrivare davvero ad una riconciliazione. Io volevo invitare qui al tavolo gli interventi del dottor Pretone. C'è Clara Veneto dopo, se si vuole accomodare anche lei, dov'è? Poi Elisabetta Zamparutti e Rita Barrardini, con la quale concluderemo. Allora, mi perdonate se io parlo seduto, ma diciamo nel siccome insomma so che le telecamere ingrassano, già insomma sarò in difficoltà. Puoi sempre tirare la pancia indietro, insomma. È un suggerimento che accolgo anche io. Allora. Sì, no, insomma. Va allora, bene, insomma, purtroppo cioè, riuscirei meno, diciamo, meno interessante di chi mi ha preceduto. No, devo dire che io avevo preparato un intervento, lo devo dire, anzi ma ti posso presentare un attimo? Sì, certo, scusate. Allora, il dottor Francesco Pretone, vabbè, lo conoscete tutti qui a Pagna, il presidente della Corte d'Assise del Tribunale, è uno stimato magistrato, è così, soprattutto per il suo grande equilibrio e per la sua grande sensibilità. Questo è quello che si pensa di lei, dottor Pretone. Io vi sono molto quindi, grato se lo pensate. Su questo. E diciamo che insomma questo mi rende molto felice. Io rendo felice, vi lascio la parola proprio su questa sfida di questa riforma culturale. La magistratura come l'affronterà? E guarda, stavo dicendo, diciamo, intanto vi ringrazio moltissimo per questo invito che mi dà anche la possibilità di vedere persone che stimo, amici anche, quindi sono molto lieto di esserci. Devo dire che avevo preparato un intervento diciamo, che aveva anche molto soddisfatto la penna del giudice, perché poi il giudice tende a scrivere e non a parlare, diciamo, quindi è poco portato a parlare. I pubblici ministeri sono bravi, i giudici no. Però devo dire che sono stato costretto a rivederlo completamente, perché l'avvocato Santoro mi costringe a fare una serie di considerazioni e io la ringrazio molto per questo. E la prima considerazione che mi viene da fare, avvocato Santoro, è che forse voi sta riforma non l'avete capita. Scusate, lo dico molto, ma non, questa riforma non l'avete capita. Non perché, allora, dico subito che io l'ho studiata certamente meno di lei, nel senso che non ho un approccio a questa cosa particolarmente intenso, dogmatico, non sono un interprete, insomma io vivo, sono un manuale del diritto, manovale direi proprio. Come tutti noi. E quindi non, forse mi è sfuggita il complesso di implicazioni che in qualche modo vedete. Certamente non mi sfugge quello la cosa su cui avete, l'avvocato Santoro ha concentrato principalmente l'attenzione, cioè vale a dire che allo Stato diciamo, accedere a un programma di giustizia riparativa sembrerebbe non avere nessun vantaggio per l'imputato, no? Io parlavo sempre della fase ante definitività. Sì, e no, ma il problema è proprio questo, secondo me. Il proprio problema, secondo me, è qui. Allora, noi abbiamo sentito, e mi fa molto piacere aver ascoltato proprio in rapida sequenza, una storia che è quella che ci ha raccontato l'avvocato Alvaro e poi le bellissime storie che ha raccontato adesso il notaio Renzo. Io sono due cose secondo me che vanno tenute molto distinte, cioè non c'è dubbio che c'è
una giustizia riparativa che è successiva all'affermazione di colpevolezza, e questo sicuramente è un qualcosa che può senz'altro viaggiare su un binario forse collaudato, ecco, i progetti ce ne sono tantissimi, eccetera. Qui la riforma, secondo me, propone qualcosa di molto diverso ed è una sfida in primo luogo proprio per l'avvocatura, e mi spiego. Voi dovete, secondo me, cominciare a reimmaginare il processo giusto. Cioè, il processo giusto non è solo il processo che consente di arrivare a una, diciamo, una decisione che sia nel rispetto di tutte le garanzie per l'imputato. Quello che ci dice la riforma Cartabia su questo particolare aspetto è che il processo giusto deve coinvolgere altri soggetti, e nel fare questo non deve attendere la sentenza. Né il giudice viene coinvolto al punto da anticipare la decisione, se chiama a raccolta in parallelo al processo vittime, persone offese, associazione. Addirittura la norma è una cosa che mi aveva anche molto colpito, perché trovo molto intelligente, cioè dire è possibile coinvolgere anche le associazioni di appartenenza della vittima. Io, non so, mi viene in mente reati d'odio, insomma, allora avere la possibilità, non lo so, ce ne sono forme di razzismo, eccetera, coinvolgere non soltanto le vittime, a volte le vittime nemmeno si farebbero coinvolgere. Quindi la possibilità di innescare meccanismi di, come posso dire, di comprensione reciproca. Lei dice però, sì, in una fase in cui però la colpevolezza è stata accertata, ma non serve, perché è sufficiente il coinvolgimento nel fatto, secondo me, perché si inneschi il processo giusto. Cioè, se io sono anche soltanto il fatto di essere accostato al fatto, mi dovrebbe in qualche modo obbligare. È qui che io non condivido la riforma Cartabia, perché voi giustamente dite, dice, ma che riconoscimento reciproco cosa significa? Riconoscimento reciproco significa intanto che se io, diciamo, indagato o imputato, sono stato in qualche modo accostato a quel fatto, ancora quel fatto non è stato giudicato, quel fatto non è stato accertato. Non è stato accertato. Non è stato verificato in nessun modo. E tuttavia mi si accosta a quel fatto. Perché mi si accosta? Perché c'ero magari, perché ero vicino, perché in qualche modo qualcuno mi ha chiamato in causa. Allora, perché, diciamo, non cogliere l'opportunità di coinvolgermi comunque in una verifica, come posso dire, di avvicinamento alle persone offese? Perché guardate che, secondo me, questa è la vera sfida. Cioè, la vera sfida è immaginare processi di responsabilizzazione delle parti anche quando non siano accertate come colpevoli, perché il fatto stesso di potermi vedere coinvolto in un processo, con tutte le dinamiche anche afflittive che il processo ha, indipendentemente dal fatto se risulterò imputato o se risulterò colpevole o innocente, comunque è un'opportunità di avvicinamento, di accostamento a determinate dinamiche. Quindi da questo io mi permetto di dire, forse è chiaro che la legislazione è, diciamo, è imperfetta, ma cammina anche sulle gambe di chi poi la porta avanti. Cioè, quando è entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia, che ha detto che i figli naturali erano uguali ai figli legittimi, non è che dal giorno dopo il figlio naturale che viveva nella casa e nella dipendenza rispetto al signorotto che aveva i figli legittimi ha cambiato volto. Nella considerazione sociale è passato del tempo prima che si verificasse. Quindi io penso che in questi meccanismi legislativi bisogna in qualche modo anche introiettarli, immaginare che possono essere, o è una dinamica processuale complessa, ecco, ragioniamo in questi termini, cioè immaginiamola come un qualcosa. Ecco perché io, se c'è una cosa che invece proprio mi avrei cambiato, è proprio la volontarietà, cioè il soggetto coinvolto, sia pure in veste di indagato o imputato in un procedimento penale, deve sottoporsi a un meccanismo, deve entrare in relazione con la vittima, con le altre persone. Dal mio punto di vista questo potrebbe essere, così come in qualche modo deve prendersi il difensore, in qualche altro modo deve fare delle scelte processuali, a un certo modo deve andare incontro anche a questo percorso. Voi dite, ma già che pro? Qual è la ragione? Ma questo non è che dovete immaginare sia soltanto un qualcosa che deve fare, di portare il vantaggio all'indagato o all'imputato. Ci sono altri soggetti nel processo,
anche la vittima deve poter avere questa possibilità. Secondo me questo, se noi la guardiamo sotto questo punto di vista, non c'è né diciamo, pregiudizio del giudice. Da un certo punto il giudice si avvia un processo di giustizia riparativa, di incontri, e diciamo, si è in qualche modo bruciato la possibilità di accettare. Anche su questo, perdonatemi, io mi capita spesso di fare questa considerazione, no? Perché gli avvocati hanno questa idea per cui se il giudice ha assolto è perché si è convinto dell'innocenza. Guardate che non è così. No, anche solo sul dubbio spereremo. Diciamo, voglio dire, ma a volte nemmeno sul dubbio, avvocato, mi creda, io a volte ho certezze assolute della colpevolezza. Il problema non è questo, perché non è rilevante quello che penso io come giudice, perché quello che rileva è quello che io posso scrivere, quello che io posso motivare. Beh, c'è stata una volta, ve lo racconto questo perché era un caro amico, un avvocato, io ero allora in corte d'appello, nella prima occasione in cui ci andai, ormai quasi 15-16 anni fa, forse di più, feci un processo per tentato omicidio, indiziario, nemmeno indiziario in realtà, perché poi era un povero signore che aveva un solo nemico fondamentalmente, diciamo, una sola persona che lo odiava a morte, ed era un vicino di casa con il quale aveva uno scontro assoluto, quotidiano, se ne facevano tutti, ma era una persona amata da tutti, aveva questo solo nemico. Fatto sta che un giorno lo trovano esanime, quasi sfondato a colpi di crick, diciamo, in un posto molto lontano da casa sua, molto lontano da casa sua. Tabulati, le celle, dove eravate, gli alibi, così via. Condannato in primo grado, per l'adducito, assolto in grado d'appello. Ma non perché io non fossi certo al mille per mille che quella persona era l'autore di quel tentato omicidio, ne ho l'assoluta certezza. E quindi mi fa impressione questo, io lo dico qui apertamente, ma non è che non abbiamo opinioni personali, i giudici ce le hanno e come. E quindi non è che... Quindi questa cosa, questo terrore di vedere in qualche modo anticipato il giudizio di colpevolezza in ragione dell'attivazione di un progetto di o comunque un invito a fare un'opera. Adesso invito, secondo me ecco, dovrebbe essere quasi obbligatorio, quasi una dinamica processuale parallela, un incidente parallelo che ha comunque una sua efficacia di conciliazione, di cucitura del tessuto sociale, anche se non è infranto da quella persona, poco importa, perché la vittima invece ne ha bisogno. E non dovete immaginare, ecco, ripeto, mi sembra una visione un po' limitata, ecco, questa è la mia impressione. Ripeto, io veramente ho questa idea, cioè che noi dovremmo forse pensare a queste possibilità come un'opportunità, e voi forse anche l'avvocatura deve fare questo sforzo, perché noi dobbiamo dare la possibilità anche alle vittime di assorbire l'efficacia dirompente che può avere un'esperienza come quella di essere vittima di un reato. Ora, indipendentemente dal fatto se la persona a cui viene temporaneamente ascritta questo fatto sia lui effettivamente il colpevole, però serve anche a lui, cioè serve anche alla vittima. Questa cosa io vi invito a riflettere su questi aspetti, perché temo che altrimenti veramente diventa se rincorriamo la premialità nelle cose, perdiamo di vista un'essenza, e questa cosa non è un bene. È chiaro che la riforma Cartabia ha dovuto immaginare questa cosa come un parallelo. Io non siamo un ordinamento, io non conosco quello sudafricano, né, non siamo un ordinamento in cui è possibile immaginare meccanismi alternativi a quello che è la... Però è chiaro che qui non stiamo parlando di una giustizia del fatto, stiamo parlando di una giustizia che va a intervenire su una vicenda che ha dei connotati che possono anche non essere accertati come ascritti a quella persona a cui vengono ascritti. Questa è la mia idea, io ripeto, ho sovvertito completamente il senso di quello che è il mio intervento, che era molto più noioso, devo dire, forse, rispetto a quello che in qualche modo mi avete stimolato a fare. Ok?
ancora adesso sono aperto al confronto, non lo so, può essere pure che mi sbagli. Il bello del confronto è questo, insomma, no? Cioè, con questo avrei concluso. Vi ringrazio. Io se le vedo qui che stanno friggendo. Speriamo le avvocatesse, diciamo. Stanno friggendo. Sì. Do un attimo la parola a Clara. Allora mi trattengo, perché... vai, così allora, casomai sì, fa, sì. Una cosa allora un po' dialogica. Lascio velocemente la parola a Clara Veneto. Io salto tutti i preambuli, soltanto consentitemi no, di Clara, ringraziare questo, tutti perché... voi. Aspetta. E il Comune di Parma che ci ospita, il Consiglio dell'Ordine, l'Associazione Nessuno Tocchi Caino. Devo dire che il Presidente ha stimolato la nostra parte, diciamo così, di verve avvocatizia, chiamiamola in questo modo. Ma mi permetto di osservare, abbiamo osservato oggi dall'incontro, dal confronto che abbiamo condotto fino a questo momento, che non c'è una univocità di vedute, e meno male, perché io la leggo in senso assolutamente positivo. Mi permetto di osservare, si parla di giustizia riparativa, non di diritto riparativo, e la distinzione non è di poco momento. La giustizia attiene a un ideale alto, a un novero veramente forse irraggiungibile, un paradigma. Il diritto invece è la positivizzazione delle norme. E allora il tema che lei pone, Presidente, scusatemi, non guardo la platea, guardo il Presidente, nella dimensione dialogica e non dialettica che dobbiamo recuperare, che è proprio quella della giustizia riparativa. Si passa dalla contrapposizione tra parti, tipica del processo penale, a una dimensione di dialogo. Ma attenzione, io non vorrei che si facesse l'errore di considerare che la riforma Cartabia introduce la giustizia riparativa come se fosse un doppio binario all'interno del nostro sistema. Non è così. Non c'è una riforma organica, c'è l'innesto della giustizia riparativa all'interno del nostro codice processuale. E allora sì, noi avvocati siamo preoccupati dal fatto che possano essere conculcate, in qualche modo compresse, le garanzie dell'indagato prima e dell'imputato poi. La dico in due battute, vista l'ora tarda. Che ne sarà di un soggetto che, indagato qui, ancora prima e fuori dell'accertamento penale, acceda a un progetto di giustizia riparativa? Primo, quanta parte di autentica autoresponsabilizzazione ci sarà? Cioè, attenzione, non è pentimento, non è considerazione di avere sbagliato, è considerazione però di aver arrecato un danno, un dolore a un altro soggetto. E qui il tema. Fuori e prima dell'accertamento di tipo penale, che deve essere condotto nelle aree di giustizia, né prima né dopo, né fuori di esse, ci sarà una parte nella quale, primo, non si terrà conto che viene punito il fatto umano, il processo penale serve, ma non perché lo dica l'articolo 1 del codice penale, non perché il richiamo al fatto sia inserito nell'articolo 40 del codice penale. Io parlo a un uditorio più che qualificato, quindi vado veramente per sommi capi. Il fatto, come indicato dalle nostre norme codicistiche sostanziali, non è un orpello, una cosa secondaria rispetto alle condotte poste in essere. Le nostre norme individuano ovviamente la condotta, il nesso causale e l'evento, ancora di più adesso che per effetto della riforma Cartabia, con la rimodulazione di tutto il sistema del 335, ovviamente non sto qua a dire, c'è la specificazione richiesta del fatto non solo come indicazione da contenere nell'avviso 415 bis per esempio, ma l'indicazione concreta delle modalità attraverso le quali il fatto si è realizzato. Allora, il nostro legislatore ha voluto, direi in modo distonico, direi in modo contraddittorio e contemporaneamente, da una parte dare maggiore forza e vigore alla illustrazione, diciamo così, e alla individuazione delle condotte, atti, segmenti dei quali tutte realizzano quella condotta, e il fatto prodotto come evento direttamente collegato a quella condotta. Dall'altra però si dice che il progetto di giustizia riparativa può essere azionato prima addirittura nel corso delle indagini. Primo. E che ne è intanto quanta parte di autentica resipiscenza c'è e quanta parte di opportunistica scelta, considerato che, attenzione, necessariamente la scelta deve essere di tipo volontario
e deve incontrare il consenso dell'altra parte, perché se la funzione della giustizia riparativa è quella di riconnettere il tessuto sociale che è stato... L'obbligatorietà la immagino per l'autore del reato, non per... Sì, Presidente, ma c'è un problema anche di compatibilità con l'obbligatorietà dell'azione penale. Ma no, diciamo, io la immagino come una vicenda processuale... A latere, e purtroppo cioè, però è innestata nel processo. No, ma nel processo, cioè voglio dire, è un incidente nel processo... che però scusate. E gli abbiamo recuperato la dimensione dialogica. Sì, no, forse è colpa mia, non sono stato chiaro. Allora, secondo me, se si continua a focalizzare l'attenzione sull'indagato, sull'imputato e sul fatto, si perde molto del senso di questa cosa. Cioè il senso di questa cosa è intanto consentire alle persone offese, alle vittime di entrare nel processo e fare loro un percorso anche di riacquisizione di questo fatto. Posso permettermi, Presidente? Certo. Adesso è complicato. Abbattute in forma dialogica. No, non si può. Funziona solo un microfono alla volta. No, funziona solo un microfono alla volta. Funziona. Mi permetto di segnalare. No, non funziona. Mi aveva raccomandato Francesco che non funzionava. Mi astengo. No, ma anzi mi fa molto piacere perché tanto ecco siamo tra noi. Allora, intanto chi qualifica cosa sia la vittima del reato? Allora, la vittima come soggetto che ha assunto una sua identità specifica all'interno del nostro ordinamento è figura assolutamente nuova, diciamo così, nel nostro ordinamento. È soltanto dalla direttiva del 2012 che noi qualifichiamo le persone offese dal reato come vittime. C'è un problema. Intanto, ovviamente, persona offesa non è soltanto quello che ha subito direttamente le conseguenze del reato, ma anche il danneggiato. L'esempio classico, l'omicidio, i danneggiati sono i familiari, i figli, eccetera, eccetera. In questo senso sì. Può essere utile che la vittima, la bambina di 3 anni che ha subito la perdita del padre per effetto, per esempio, di un assassino, un atto di sangue, ha necessità lei, probabilmente, più che l'autore del reato, di uscire da quell'impasse che la perdita così traumatica ha cagionato. Tuttavia ne faccio un problema processuale. Primo, lo dico in forma assolutamente schematica. Primo, la vittima del reato è qualificata tale dal giudice che in quel momento, in quello stato processuale e in quella sede processuale agisce. Che cosa è se un soggetto qualificato vittima dal GIP, per esempio, poi a seguito della modifica del capo di imputazione cambia tutto e il giudice che viene dopo, per esempio quello del dibattimento, stabilisce che quella non è più persona vulnerabile? È un problema di tipo pratico. Io considero, come diceva più che bene, da par suo, l'avvocato Santoro, i problemi che sono processuali, cioè quello che costituisce la criticità dell'innesto di questo sistema di giustizia riparativa in un sistema di diritto processuale come il nostro. Ripeto, la giustizia è provocatoriamente forse, impone la rivisitazione di quello che noi consideriamo come giustizia in senso lato. Ora ovviamente io non faccio qua un discorso di filosofia del diritto o valore della pena, funzione della pena, circoscriviamo l'ambito, delimitiamolo. È bellissima la immagine biblica evocata dalla dottoressa Reni, dal notaio Reni. Io ho avuto l'opportunità e la fortuna di partecipare molti anni fa ormai a un progetto che è stato condotto in Canada nel 78, neanche lontanissimo, nel 72, mi corregge giustamente il notaio Reni, perché c'erano una serie di danneggiamenti fatti da 2 ragazzini, piuttosto che fare i colloqui si è pensato di far parlare questi 2 ragazzini con i proprietari degli immobili che erano stati danneggiati. Bene, questo però riporta a uno spirito socializzatore e risocializzante la pena, anzi non la pena, la funzione della giustizia, ma non la funzione del diritto. Il processo è tutto qua, probabilmente io banalizzo se volete al massimo, ma il progetto ha una struttura e una funzione unica, non revocabile in dubbio: verificare se una norma è stata infranta e se sì, se vi è la prova di questo, prova acquisita al dibattimento, e basta. Laddove invece la giustizia riparativa non si interroga su se siano state infrante le leggi, ma su chi ha sofferto, di cosa hai bisogno,
tu soggetto. Allora la funzione è completamente diversa. Giustamente diceva il professor Fiandaca nel corso di un incontro che abbiamo fatto qualche mese fa a Capo d'Orlando, è un problema che attiene anche alla funzione rieducativa. Per carità, io alzo le mani dinanzi al professor Fiandaca, osservo insieme a voi che qui non si tende soltanto a una rieducazione. Qui l'entità che è stata toccata dal reato non è la controparte, diciamo così, il soggetto che io ho danneggiato direttamente, ma è la comunità che è stata lesa da quel soggetto. E allora torniamo al tema che segnalava prima l'avvocato Santoro. In un giudizio penale, nel quale il fulcro deve necessariamente essere costituito dell'accertamento in ordine alle responsabilità, laddove non ci dimentichiamo c'è la regola oltre ogni ragionevole dubbio, quindi se c'è il dubbio rispetto alla tua responsabilità devi assolvere, non è che ci sono, il tema di accertamento è unico, non è che è duplice, sì, l'articolo 533 dice se tu provi la colpevolezza condanni, nel dubbio devi assolvere, quindi il tema di accertamento è unico, non duplice, non accertare se sei innocente o responsabile ma solo se sei responsabile. In questo contesto, intanto un discorso di tipo veramente processuale, siccome le dichiarazioni rese dinanzi al mediatore, attenzione, la mediazione non è certamente l'unico metodo che è possibile per la giustizia riparativa, forse mi permetto di dire neanche il più adatto, perché ho mille dubbi rispetto alla autentica volontà del soggetto di partecipare a un progetto di questo genere che impone il consenso della parte offesa. Dice il legislatore, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese, naturalmente, perché non possono avere un valore processuale. Però il valore processuale della mediazione può essere apprezzato, deve essere apprezzato dal giudice della cognizione, che addirittura può accedere all'attenuante 62 numero 2, lo deve valutare coi criteri del 133. Intanto, secondo me, c'è un ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione per il quale non si è assolutamente pronti. Ma non lo dico per la magistratura, lo dico anche per l'avvocatura. Quindi il tema che si debba arrivare addirittura in un momento in fase di indagini, in fase di un giudizio di merito, con un progetto di giustizia riabilitativa, che poi mi permetto di dire, la norma parla di una conferenza di enti locali istituita presso il distretto di Corte d'Appello, che deve anche fisicamente trovare le strutture per farlo, e qua si aprono praterie perché c'è una differenza sostanziale di possibilità e opportunità tra nord e sud. Operando anche tanto a Roma, le devo dire chiaramente, qua vedo sconquassi da questo punto di vista, perché proprio già numericamente come mi sento deminuto solo se sì, no, per forza per questo è evidente. Forse funzionano tutti e due contemporaneamente. Sì, ma basta stiamo facendo questo, diciamo, ecco qui, un colloquio tra colleghi e tra persone, vedo anche psicologi qui, persone che si occupano di questi di queste persone che consistono, che sono ovviamente il lato patologico della comunità, lo dobbiamo ammettere, lo dobbiamo dire, per quanto sia toccante, importante ricordare il nostro trasporto quando andiamo in carcere, come è capitato questa mattina, poi però sono neglette e abbandonate dalla società, rifiutate dalla società. Certo, il percorso di giustizia riparativa non serve a questa finalità, non ha una finalità risocializzante. Alla finalità invece di mettere a confronto e di cucire quel conflitto sociale e la gestione del conflitto sociale che interessa al legislatore. Riusciremo, e così vedo la parola, poi se però me la ridarei. Sa che cosa, Presidente, mi posso permettere? Qui dobbiamo rifuggire dall'idea dell'arroganza del potere che in sé, lo diceva Massimo Nobili meravigliosamente, naturalmente il potere in sé è arrogante, l'accertamento giuridico giudiziale è in sé arrogante, entra a gamba tesa nella vita delle persone. Questo però, se ha un senso quando è stato commesso un fatto e quel fatto è l'oggetto dell'accertamento processuale penale, allora è ammissibile. Tutto quello che invece viene fuori e al di là di questo solco tracciato in modo rigoroso dalle norme del nostro processo, non possiamo parlare più di giusto processo, possiamo parlare di tutt'altro, ma non nelle aule di giustizia. Beh,
Allora, lungi da me la volontà di mettere in discussione, il rilievo del fatto, dell'imputazione, dei connotati di specificità, ci mancherebbe il pane quotidiano per tutti noi, no? Ma qui secondo me si perde di vista una cosa, cioè il processo parte da accadimenti e vicende che si verificano storicamente, indipendentemente dai connotati poi di un capo di imputazione. Cioè, se è stata ammazzata una persona, se io ho denunciato una persona perché è entrata a casa mia e l'ho visto con una pistola in mano, per fare un esempio, se io ho inteso immaginare che sia proprio quella la persona e l'ho denunciata, è chiaro, poi avremo il processo, faremo tutto quello che vorremo, però la dinamica che secondo me sta dietro questa innovazione è un'altra, cioè qui ecco perché parlo di incidente, di verifica parallela, e non dovete immaginare, cioè, credo che non si debba immaginare questa cosa come un qualcosa che ha delle interferenze così dirette e delle implicazioni così necessarie sul processo in sé. Ma è costruito così però? Ma non è proprio così. Quello che le interferenze, come posso dire, dal punto di vista tecnico, sono veramente timidissime. Perché alla fine si tratta di dire, tu ti sei in qualche modo risocializzato, ti sei responsabilizzato, è andata a buon fine. Allora, quando è andata a buon fine, le interferenze ci sono. Quando non è andata a buon fine, per legge, non ci sono. E ma ci sono. Bissinidem è sempre legato al fatto, la dinamica, voglio dire, continuiamo, se io guardo la luna e lei guarda il dito, è difficile che ci intendiamo, se io punto alla luna e lei guarda il dito non ci troveremo mai. Lasciando da parte il fatto, voglio concentrarmi sulla vicenda, cioè le vicende in ogni caso determinano lacerazioni. Allora, possiamo immaginare che il legislatore abbia inteso a un certo punto prendere in considerazione queste cose e proporci un'idea nuova di processo giusto, cioè un processo che non sia soltanto... Ma non parla di processo, parla di giustizia. Sì, ho capito, voglio dire, ma noi stiamo dicendo che ci deve essere... no, dovete forse... no, voglio dire, se lei il fatto che si parli di giustizia riparativa in qualche modo evoca il risultato, va bene? Allora, il risultato positivo, perché la giustizia riparativa è il momento in cui il risultato positivo, l'esito è stato positivo, l'esito finale è positivo, ma siccome il meccanismo non presuppone solo un esito positivo, presuppone un incentivo a fare una cosa che è nuova e che dobbiamo immaginare come tale, cioè l'idea di innescare all'interno del processo, se volete di lato al processo, qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo può avere interferenze con il processo e portare a degli esiti, ma soprattutto può servire alla società, può servire alle altre persone, quindi il processo diventa in questo senso più giusto perché ha una dimensione più ampia, cioè coinvolge più persone, più soggetti, e ci consente in qualche modo di superare anche i reati non accertati, i fatti non verificati, in cui non ci sono stati responsabili. Non so se, secondo me, è questa la cosa che in qualche modo... il processo non si snatura, perché il processo segue la sua strada, il processo ha la sua... Si snatura la funzione del processo. Mi meraviglio che nell'avvocatura, che è così attenta a queste prospettive di soluzione, non riusciate a cogliere questa novità. L'avvocatura interessa i difensi. Le decisioni comunque non unitarie. Ma anch'io, perché non so la posizione della magistratura quale sarà. Io mi auguro che sia questa, ma voglio dire, è la mia fondamentalmente, è la mia idea. Ma secondo me il vero problema è quel può il giudice, perché se fosse tutto su base volontaria potremmo anche concordare, no? Io personalmente dico che dovrebbe essere su base obbligatoria. La divergenza totale è questa. E poi mi chiedo, no?
che senso ha obbligare ad un percorso di questo tipo, che deve avere un significato, deve portare a un risultato, perché altrimenti non ha senso che si... Ma non deve portarlo per forza nel processo, c'è un risultato che possiamo avere di mira, diciamo di lato al processo. Il procedimento che si instaura è un'interlocuzione tra parti, una persona che è indicata come autore del reato e delle vittime, secondo una visione, come abbiamo visto, più diffusa, più ampia. Ma se quell'ipotetica persona indicata come autore del reato non recepisce quello che può essere questo tipo di percorso, non accederà mai ad una interlocuzione che abbia un significato, perché ci saranno due porte chiuse, o meglio, una porta sicuramente... Forse anche perché la vittima non ci acceda, nel senso che non e dico, è che abbiamo per forza dico, vittime... E che senso ha allora in questo caso dire questo... Può il giudice, se lo richiedono le parti ci possiamo anche pensare, lo fa, ma quel può il giudice perché? Il giudice mette a disposizione uno strumento. Ma lo strumento le parti lo conoscono, lo strumento le parti lo conoscono, quindi possono accedervi da solo, non hanno bisogno di un tutore. Non è così, non è così, no, perché la legge prevede, perché c'è un dovere di informazione. Che esiste già negli avvisi che vengono fatti, perché adesso l'avviso viene introdotto. Si colorano, allora intanto serve al giudice. E questo l'abbiamo capito. Perché il giudice deve avere anche una visione del fatto che è di impatto alla società. Allora, la vicenda penale ha un impatto sociale e il giudice se ne deve fare carico di questo. Non nel senso che deve subire in qualche modo la pressione sociale. Diciamo, attenzione a quello che no, ci mancherebbe. Ma che insomma il giudice deve essere consapevole del ruolo che svolge all'interno della società e che quindi quello che fa abbia delle ricadute anche sul mondo che lo circonda è normale, ovvio. Ma il giudice, ma mi scusi, a parte che parliamo nella fase delle indagini, è il pubblico ministero che deve indicare il percorso. Il pubblico ministero? No, aspetti. Aspetti. Presidente, mi perdoni. Siccome lei ha detto è il giudice che deve indicare un percorso, adesso nella fase delle indagini preliminari è il pubblico ministero, torna il tema delle separazioni delle carriere, torna il tema di lasciamo a perdere, perché adesso si aprirebbe. Il pubblico ministero, questo parla nei reati perseguibili a querela. No, aspetti, vabbè, però Presidente, non c'è un limite per catalogo di reato, non c'è un limite per stato e grado. Non c'è una targettizzazione, non è che no, l'autore vittima l'autore non immagino un pubblico ministero molto più avanti di quello che potrebbe essere, nel senso che altro gli do troppa importanza. Pubblico ministero, noi andremo avanti a lungo, mi sa che dobbiamo chiudere. Allora, tra un po' ci cacciano, io non so come interrompere, vabbè, anche perché sono bellissimi, sono fantastici, no? Tutti e due, poi mi dispiace per il dottor Pretrone che è un po' in minoranza, insomma. Maria Teresa, ci rivedremo. Già in udienza abbiamo fatto questa mi cosa. Mi sembra di notare che la ricerca di la ricerca di questo equilibrio sarà davvero dura, a quanto pare, da trovare, sarà davvero difficile. Però perdonatemi, è che il bello a questi eventi, a queste occasioni di incontro, vengono sempre i magistrati illuminati, perdonatemi l'osservazione, dovrebbero partecipare anche un po' gli altri. Sì, prego. Volevo ringraziare della presenza dell'avvocato Veneto e Maria Teresa lo voleva invitare. Vorrei chiedere all'avvocato Veneto che è il presidente onorario della Camera Penale, poi della quale ti sei dimenticata di portare i saluti. Esatto, mi sono dimenticata di portare i saluti alla Camera Penale dell'avvocato Mini, cioè che è il presidente. Però, siamo state prese troppo dall'interlocuzione. Ma c'è un gradino qua, non vorrei. Lo avviciniamo, sì, forse. Sono stato invitato per un saluto. Intanto vi saluto tutti. Nessuno escluso. Il mio saluto vale per tutti. E ho assistito, ho seguito quasi dall'inizio.
questa interessantissima battaglia. Beh, sono battaglie proprie di questa associazione alla quale appartengo. Nessuno se la prende con Caino, forse bisogna fare diversamente. Io vi racconto una esperienza di giustizia riparativa che ho vissuto in prima persona. Ero allora parlamentare europeo, mi riferisco alla fine degli anni dello scorso secolo, e con una delegazione di parlamentari europei sono stato in Ruanda per una serie di questioni di politica generale. Ci invitavano tutta la delegazione a partecipare, ad assistere ad un processo Kajaja, cioè sull'aia, secondo la loro lingua. Voi sapete che in Ruanda c'era stato un eccidio terribile, conseguenza dello scontro tra Hutu e Tutsi, le due etnie che si contendevano il potere. E questo processo sull'aia mi lasciò esterrefatto dalla civiltà con la quale era stato immaginato e realizzato. Si incontravano sull'aia chi aveva ucciso con i parenti che erano i parenti dell'ucciso, per un esperimento di giustizia riparativa straordinaria. L'omicida indicava e raccontava in contemporaneità con l'accertamento della verità che scaturiva dalla dichiarazione dell'imputato, che per questo poteva ottenere non soltanto uno sconto di pena, ma è che era uno sconto di pena che veniva commisurato attraverso il quantum di resipiscenza era emersa dalla dichiarazione di colui che aveva ucciso. Vi ho raccontato Ugo e Tutsi per dirvi che, munito di questa esperienza scioccante, nella quale era consentito anche a chi veniva tratto in giudizio di esporre le sue ragioni, che erano ragioni politiche, ma anche razziali, umane, insomma, di ottenere una riduzione, ma dopo avere confessato le sue colpe. Ed era il sistema attraverso il quale si potevano gestire 1.200.000 turisti della vita, gente che sarebbe stata assegnata al carcere a vita e che invece vedeva riaprirsi la speranza di una liberazione. Perché mi è rimasto impresso? Per il grado di civiltà che esprimeva. Non si trattava di trovare un pentito che a pagamento rectius, attraverso la promessa di un impegno, trafiggeva altre persone, ma era una diversa realizzazione di una giustizia riparativa. Era un abituarsi alla confessione delle colpe per cercare non solo il perdono per gli altri, ma il perdono per se stessi. Ecco, la giustizia riparativa ha tanto da imparare, ora che muove i primi passi da questa esperienza africana, che ho voluto ricordarvi così semplicemente. Con una nota a margine, la giustizia riparativa che è stata introdotta a Brandelli quasi come una pretesa di carattere letterario, una sorta di codice della tolleranza, tanto per non toccare chi ha scritto delle ragioni della tolleranza, che certamente non vale la pena qui di richiamare, ma che mette insieme
il momento processuale con il momento sostanziale, che è quello appunto della pacificazione. E dico, è venuta e benvenuti i primi germi di giustizia riparativa sulla quale state discutendo, perché costituiscono un aspetto di apertura. Noi siamo gli eredi di Beccaria, gli eredi della colonna infame, gli eredi della ruota, delle pene personali e quindi contro l'umanità, per la tortura. Siamo pervenuti attraverso un'escalation anche del potere, non dico della prepotenza assolutamente, non tocca a me, toccherà agli storici di certa magistratura. Quindi abbiamo bisogno di qualcosa che travolga questa esperienza, che innesti un'esperienza nuova, diversa, che preveda che è l'uomo il soggetto principale, fondamentale, centrale del processo e che a lui bisogna dedicare tutta l'attenzione possibile perché egli comprenda il senso del delitto che ha commesso e sia portato, sia accompagnato non alla perdita di ogni speranza, ma piuttosto al tentativo di apprendere che il suo comportamento non è accettato dalla comunità, che per il resto ne accetta la vita e ne accetta le abitudini. Allora l'impiego di una magistratura diversa, di un'avvocatura diversa, deve presiedere a questo superamento, dei limiti, della mediocrità, perché noi la viviamo la mediocrità, questa mediocrità oggi. È la richiesta che facciamo a tutti noi. Avete mai provato, voi amici avvocati, a cercare di convertire qualcuno alla considerazione amara e negativa del delitto che ha commesso? Se ci proverete, vi accorgerete che questa è la parte migliore della nostra professione. Questo è per l'avvocatura, per la magistratura. Ci possiamo giovare di questa categoria con tutto il rispetto per ottenere questo risultato? O abbiamo necessità di un'era nuova? La risposta bisogna darsela. E bisogna darsi il tema sul quale intervenire, altrimenti non ne usciremo fuori. E questo sarà l'ennesimo tentativo mal realizzato e probabilmente da mandare in soffitta. Io mi auguro che si possa invece attendere ad uno sviluppo positivo e favorevole di questo embrione che prima o poi, per passare dalla fase dell'embrione a quella della vita, ha necessità della collaborazione di tutti. Io mi auguro che, chissà dove sarò tra qualche anno, possa avere la sensazione che non abbiamo perduto il nostro tempo. Buon lavoro. Grazie, davvero grazie all'Avvocato Veneto per questo suo intervento. Siamo fuori tempo, io chiamo velocemente Rita. E saltiamo perché siamo... rinuncia al suo intervento. Rita, allora, Rita Bernardini, l'instancabile Rita Bernardini, no, presidente. A questo punto i tempi sono così ristretti. No, vabbè, per un saluto, no. No, un saluto. Volevo dire questo, io così dal dibattito che ho seguito e dall'esperienza che ho fatto nella mia vita, che è un'esperienza sul campo di incontro con le persone, posso dire che gli esempi più belli di giustizia riparativa io li ho trovati nelle persone che sono state condannate, che quindi hanno subito un processo, che sono consapevoli
del reato che hanno fatto, e ci sono degli esempi bellissimi lì, veramente si può fare la giustizia riparativa. Secondo quanto previsto dalla riforma Cartabia, non ho capito perché il presidente della Corte d'Assisi, che è intervenuto prima, ha cercato di dire quanto è bella questa idea che viene fuori dalla riforma Cartabia, ma sinceramente è difficile da comprendere quando noi abbiamo da una parte un attore che non sappiamo se è il protagonista di quel fatto, che però deve stare alla recita. È un po' difficile, insomma, no? Però poi vediamo, le vie del Signore sono infinite, vediamo che cosa può succedere. Però mi interessa porre l'accento su un aspetto. Parlando di giustizia riparativa, e ripeto, ci sono degli esempi bellissimi a fatti accertati, che sono veramente, dal punto di vista umano, anche sconvolgenti, perché mettono in discussione per fatti avvenuti 30, 40 anni, 50 anni fa, invece vengono fuori delle storie bellissime. Che mi piacerebbe raccontarvi, ma che non abbiamo il tempo, diciamo. Io vorrei parlare di questo, cioè questa giustizia riparativa, dove si innesta? Si innesta, a mio avviso, su un sistema della giustizia che vede ogni anno, perché dobbiamo parlare di questo, perché già il processo, c'è chi dice che è una pena in se stessa, no? Tanto per i colpevoli quanto per gli innocenti. Noi abbiamo una giustizia che ogni anno produce 150.000 persone che sono state sottoposte a giudizio, che hanno subito un processo e che verranno riconosciute innocenti. Queste sono ricerche che sono state fatte, la fonte è assolutamente indiscutibile, perché stiamo parlando del presidente del Tribunale di Torino, Massimo Terzi, che è andato in pensione proprio da pochissimo, ma che ha fatto questo studio nel 2019 e ha completato. Cioè, questo voleva dire, perché era a 30 anni dall'approvazione dell'entrata in vigore del nuovo codice, praticamente 5 milioni di persone che hanno subito un processo e che sono state riconosciute innocenti in 30 anni. Pensate ai familiari, pensate a quello che c'è attorno a queste persone. L'altro 50% alla fine del processo sono state riconosciute colpevoli. Però secondo me è un dato sconvolgente. Se pensiamo a quante persone tutto ciò ha chiamato, questo comportamento ha chiamato in causa, cioè quanta sofferenza per chi ha subito un processo, che significano anni prima di vedersi riconoscere la non colpevolezza, perché, ripeto, il processo è di per sé una pena. Allora si potrà dire, ma non saranno 5 milioni in 30 anni perché alcuni sono oggetto di più procedimenti, ma per quanto si possa ridurre, stiamo comunque parlando di milioni di persone più le loro famiglie, perché attorno a loro c'è. Cioè. Allora io dico che se non si ha il coraggio di mettere le mani in questo bubone, perché il dottor Massimo Terzi poi diceva, ma guardate, vuol dire che questo vuol dire, perché l'errore del 50%, questo vuol dire che i processi sono stati istruiti male.
cioè, che altro può voler dire un risultato che dà questi numeri? E quindi una maggiore attenzione. Io credo che noi abbiamo bisogno in questo paese, guardate, non è stato mai possibile fino ad ora fare quella riforma della giustizia che è più che mai necessaria per la vita dei propri cittadini e anche per la fiducia che i cittadini possano avere nella giustizia amministrata dallo Stato, perché anche questo è un dato di fiducia che è evidentemente fondamentale. Invece se tu vai a fare qualsiasi sondaggio, i cittadini ti rispondono giustamente che non hanno fiducia, ma in percentuali altissime che sono arrivate recentemente al 60-70%, che non hanno fiducia nel sistema giustizia. E allora, poi se andiamo a vedere l'altro aspetto, quello dell'esecuzione penale, beh, lì ci rendiamo conto che siamo proprio al fallimento totale, al fallimento se pensiamo all'esecuzione penale, che comprende anche il carcere, ma non è l'unica forma di esecuzione penale, che dovrebbe reinserire il cittadino colpevole che ha scontato la sua pena nella società, cioè un processo di risocializzazione. Ma noi stamattina abbiamo visitato il carcere di Palma, un carcere che di rieducativo non ha alcunché, cioè zero. C'è un educatore per 157 detenuti e altri due vengono ogni tanto ma lavorano in altri posti. Per la pianta organica prevista è di 4 educatori, però ce n'è solo uno. E allora quel percorso individualizzato di trattamento finalizzato al reinserimento sociale, come si fa? Come si fa se i detenuti non hanno possibilità di lavoro, di studio, di attività risocializzanti, ed è un carcere chiuso? Chi sta in alta sicurezza, e sono la maggior parte dei detenuti, perché dei 157 32 sono di media sicurezza, chi sta in alta sicurezza ha 4 ore d'aria al giorno, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, e un'ora di socializzazione, e tutto il resto sta chiuso dentro la cella a fare cosa? E questo è il percorso individualizzato di trattamento previsto dal nostro ordinamento penitenziario? Assolutamente no, non è questo. Io dico, ecco, vi suggerisco e suggerisco a tutti noi una cosa, perché è una cosa che sono andata a vedere, mi è venuta la curiosità, che non so quanti di voi lo sanno, di andare a vedere quanti soldi spende lo Stato per la giustizia. E sono rimasta a bocca aperta, perché spende pochissimo. Per la giustizia civile e penale spende ogni anno 5 miliardi e 600 milioni. Abbiamo capito qual è la consistenza, no? Tutta la giustizia civile, tutta la giustizia penale, quindi i cancellieri, i giudici, tutto, i palazzi, il mantenimento dei palazzi, eccetera, siamo a 5 miliardi e 700 milioni. Poi sono andata a vedere un altro dato e sono rimasta a bocca aperta, perché ho detto, ma per le carceri quanto spendono? Spendono una cifra esorbitante, 3 miliardi e 100 milioni per i 189 istituti penitenziari, quasi tutti per il personale. 3 miliardi e 100 milioni. Allora, poiché in ogni convegno dove partecipano le più alte autorità sento dire che il carcere è l'estrema ratio,
che sono molto più efficaci ai fini della recidiva, le misure alternative al carcere, sono andato a vedere quanto si spende per l'esecuzione penale esterna, per le misure di comunità, perché poi hanno unificato, secondo me, la follia, giustizia minorile e misure di comunità, hanno messo tutto un capitolo, no? Sapete quanto spendono per questo, per quello che dovrebbe essere il primo, cioè quello a cui dare più forza? Prima abbiamo parlato di miliardi, adesso parliamo di milioni. 230 milioni all'anno, stiamo parlando sempre dell'anno. In questi 230 milioni, dove bisognerebbe dare alternative al carcere per le persone? Sapete, per progetti di risocializzazione, quindi per aiutare queste persone, quanto si spende dei 230 milioni? 6 milioni. Cioè, allora io mi chiedo, ecco la riflessione che mi piace parlarne con voi, perché io credo che il cittadino abbia il dovere di bilancio dello Stato, che è ormai superiore ai 1.000 miliardi, siamo a 1.090 milioni, cioè il cittadino se ne deve preoccupare perché sono i suoi soldi. Come vengono spesi questi soldi? È possibile che per l'amministrazione penitenziaria, cioè per tenere i detenuti in quelle condizioni, noi spendiamo 3 miliardi e 100 milioni e per tutta la giustizia civile e penale ne spendiamo 5 miliardi e 700 milioni? Cioè, c'è qualcosa che secondo me non funziona, e io credo che sia dovere dei cittadini, nel momento in cui si discute, cominciare a dire che bisogna cambiare direzione, che per esempio bisogna togliere risorse all'amministrazione penitenziaria. Lo si può fare gradualmente e darne di più all'esecuzione penale esterna, perché altrimenti è inutile che parliamo, perché queste cose si ottengono anche, io direi in alcuni casi, soprattutto agli stanziamenti, perché il bilancio è quello che ti dà la dimensione della volontà di governo, del governo e del Parlamento. È lì che dove metti le risorse che tu puoi incidere e puoi cambiare, altrimenti ti dicono sempre: sì, possiamo fare questa riforma, ma non ci sono le risorse. Eh no, se dobbiamo fare le riforme ci vogliono le risorse che oggi sono destinate, a mio avviso e ad avviso di nessuno tocchichino, in malo modo. Grazie. Grazie, grazie Rita per queste tue conclusioni. Siamo completamente fuori orario, ma non fa nulla, perché alla fine l'incontro è stato molto, molto interessante. Molto interessante. Io vi ringrazio tutti per la vostra presenza, per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione, e alla prossima. C'è un cambiamento, siamo sulla strada giusta, chissà.